Questo viaggio sta per volgere al termine. Non mancano più tante ore alla fine di un percorso che finalmente comincio a vedere lucidamente. Prima c'era l'eternità, poi arrivò il fuoco, poi arrivò Firenze e in ultimo l'era dell'umanità cominciò a schiudersi davanti ai nostri occhi. Secondo la stregoneria dell'abisso, l'umanità è destinata a combattersi, ma non è così. Io e il maestro abbiamo dato nascita all'amicizia. Tre, due, uno. Buon pomeriggio a tutti, amici video spettatori, ma soprattutto buon pomeriggio, maestro! Buonasera. Buonasera, va bene. Twitch non molto. Twitch a quanto pare ha problemi, in chat anche da tanti. Però speriamo che si risolva midstream. Diamine, che cosa succede? Non si vede bene? Ad alcuni non parte, ad altri sì. Però a quanto pare appunto i siti che mostrano il down sono completamente pieni di segnalazioni. Ah, il down detector, certo. Esatto, il down detector, però vediamo se per caso si risolve anche agli altri. Mi sono appena reso conto, adesso io introduciamo una serata che appunto anche in privato stavamo costruendo con un'aspettativa pazzesca, no. Perché ho proprio avuto da parte tua la voglia di giocare. Sì, vabbè, c'è sempre stata, ma oggi in particolare. Non a caso, perché non si tratta solo qua di gioco, stai per affrontare anche delle cose che a livello proprio di emozione non aspettavi, cioè meglio, attendevi con una foga pazzesca, visto che... Hai dinanzi a te un cavaliere che ha agito, ha combattuto dinanzi a te da cieco combattendo un drago in volo a distanza. Il drago adesso è accessibile e ha il bar dell'abisso da una parte e ha le descrizioni e le cose. Però io mi sono reso conto di avere un maglione verde. Oh no! E quindi sei tipo una testa volante. Tu introduci pure, io e tu ti vai a cambiare. Io mi cambio un momento. Allora ragazzi, mentre il maestro si denuda, quindi mi dà questa visione celestiale, ok? Mi fornisce questo, direi quasi kink firenziano di un maestro villoso, il cui petto nudo potrebbe in qualche modo predire il futuro. Io vi dico questo, ok? Facciamo la nostra speculazione, ok? Pre-roll, e la facciamo senza il maestro, così almeno ci imbarazziamo anche meno. Sono tornato, quindi possiamo... Mamma mia, lei è un maestro anche dello svestirsi, e questo dice tutto di lei. dicevamo, allora lo facciamo anche insieme al maestro. Nella mia introduzione, nel mio countdown dei 5 minuti, ho creato una sorta di frase e coniato una sorta di frase meta, che però tanto meta non è,
Perché voglio arrivare a dirvi questo. Abbiamo letto proprio negli ultimi frangenti di gameplay della scorsa puntata che la stregoneria basata sull'umanità e che ci ha in qualche modo suggerito anche una culla della proto-umanità, ok? Mm-hmm. Come l'Ordran come culla della proto-umanità, ci è stato detto che secondo il narratore onnisciente, e quindi è qualcosa di veramente, veramente, veramente profonda, gli uomini sono fatti per farsi del male. È qualcosa che il narratore onnisciente mette in realtà in maniera ipotetica, no? Forse sono molto fisiche le magie oscure, la stregoneria oscura è molto fisica, è molto tangibile, molto concreta e anche molto dolorosa, perché è nella natura dell'uomo farsi la guerra, farsi del male, ok? Ma in realtà, ok, e parto dal maestro per arrivare al di fuori del maestro, noi abbiamo creato davvero una rete di jolly cooperation, di amicizia che nega in parte quanto detto dal narratore onnisciente. E può sembrare un discorso meme, ma vi assicuro che più ci addentreremo al suo interno e più in realtà quello che vi sto per dire lo carpirete, che voi siate veterani o come me in blind. Siamo partiti come pazzi furiosi, volevamo semplicemente assoggettare il mondo al nostro volere, ma poi che cosa è successo? Che abbiamo incontrato un sacco di persone, dalle quali spesso abbiamo anche diffidato, che poi si sono rivelate solo delle vittime, e quindi le abbiamo compatite. Lasciate perdere Sif e Artorias, ok? Che sono tra le prime entità con le quali abbiamo empatizzato, ma voglio dire, anche Soler ha ricevuto in ultimo la nostra pietà, nonostante noi fossimo pieni di domande sulla sua identità, su eventuali malefatte che avrebbe potuto compiere. Alla fine ci siamo resi conto che poverino è solo l'ennesimo dannato che attendeva la fine del mondo lontano dalla luce dalla quale era stato separato. Cosa facciamo? Gliene facciamo una colpa? Con il maestro, con Michele abbiamo stretto una grande amicizia che ora va fuori, no? Da Dark Souls, ma che è nata con questo gameplay. Un sacco di persone che si sono fatte evocare, Beatrice per chiudere il suo cerchio in nostra compagnia, Rea che abbiamo purtroppo abbandonato ma per nostra incuria, e ciò nonostante è nato un rapporto che vorrà legarci a lei nel New Game Plus, esatto. Quilana, con la quale abbiamo empatizzato talmente tanto da offrirle il nostro amore. Dark Souls non è solo una storia di violenza, è una storia di legami, ok? Che in realtà ci hanno dimostrato che noi non siamo dei pazzi, ed è qualcosa che Demon's Souls non mi ha dato. In Demon's Souls non ci ho pensato due volte. Quando ho capito che avrei potuto uccidere per avere più potere, l'ho fatto. Nessuno era veramente importante in quel Nexus. Ma adesso non farei mai una cosa del genere a Quilana. Non farei mai una cosa del genere a Soler se potessi tornare indietro nel tempo. Non farei mai una cosa del genere a tutti i compagni che mi hanno guidato in questa avventura fino adesso. E attenzione, ci sono dei bastardi come Patches, come il nostro amico di Thorolund, che meritavano la morte. Ma allo stesso tempo penso che i quattro cavalieri, che tanto mi puzzavano di merda nelle scorse puntate, poverini, voglio bene a tutti loro. Voglio bene a Artorias perché è la mia guida, voglio bene a Ciaran perché è solo una donna addolorata che ha perso l'amore, voglio bene all'ammazza Draghi che è veramente lì che, poverino, ha solo perso la voglia di vivere perché non c'è più niente da fare in questo mondo, ma è così tenero e appena gliel'abbiamo restituita si è mostrato per quel che è, semplicemente un valoroso guerriero. E sai che cosa ti dico? Che anche Ornstein non ha fatto niente di male, nel senso che è lì che difende quella che era la sua bandiera. Ma in un mondo fatto di così tanto dolore, ok? Come si fa a non avere una bandiera alla quale in qualche modo non si fa confluire il 100% della propria anima e del proprio corpo? Mi sembrano... Guarda, ti dico questo, ok? Il nostro amico, e poi chiudo, il nostro amico Kenny, ovviamente di South Park e non di un anime, il nostro amico Kenny di South Park, mi sto assolutamente riferendo a alcun anime, il nostro amico Kenny di South Park in una puntata un po' più seria delle solite puntate di South Park dice: sì, siamo tutti drogati di qualcosa, ok? Sì. Ed è vero nella vita reale ed è vero in Dark Souls, anche in Dark Souls sono tutti drogati
di qualcosa. Perdonatemi, ho detto ammazzadraghi, volevo dire arciere, scusatemi. Dicevo, l'ammazzadraghi è ovviamente Ornstein, vi chiedo scusa, con le sue lance, l'arciere. Beh, non che Gaff faccia meno comunque. Ecco, eh? Sì. Siamo tutti, esatto, drogati di qualcosa, ubriachi di qualcosa, e anche in Dark Souls è così, ok? Però, a mio avviso, il mondo di Lordran, in questo arraffa arraffa dentro il potere del fuoco, ha perso una roba importante, il legame, ok? Il legame fra le persone è davvero stato smarrito e noi lo stiamo rivivendo in un momento di miseria che spinge guerrieri precedentemente nemici a tendersi la mano. E quindi, guardate, credetemi, non è un voler fare un risvolto del tipo viva il potere dell'amicizia, è davvero così. Si parte con in Dark Souls con il sangue, anzi prima la paura, prima c'è la paura, poi arriva l'esperienza e quindi hai il sangue negli occhi, nelle catacombe, ho detto che tutti quanti erano intrappolati con me e con la mia violenza, mentre ora vi dico che siamo tutti quanti intrappolati in un mondo che potrà anche aver vincolato il fuoco, voler vincolare il fuoco, ma non ha vincolato le persone, e noi creeremo un mondo che vincolerà le persone fra loro. Non è vero, l'umanità non è violenza, l'umanità è legame. Cosa ne faremo di questo legame sarà la nostra eredità, ma in un mondo che è nato dalla mano nella mano dell'allievo e il maestro, non può che nascere un mondo pieno di legami, e quindi la trilogia di Dark Souls ci aspetta, e io voglio creare un mondo umano. Innanzitutto, umano, nel vero senso del termine. Ah, questa introduzione è meravigliosa, perché è la tua interpretazione e un'interpretazione potentissima di quello che è il percorso più ferocemente descritto da Kath, come appunto il tuo regno, il regno dell'uomo, però sì, che appunto tu stai interpretando con tutto questo che è stato meraviglioso ascoltare, ma anche fuori da Dark Souls, con ciò che tantissimi della community non hanno in realtà colto a causa di quello che comunque è il a volte lecito, a volte eccessivo elitismo del gamer, in cui invece Miyazaki ha voluto inserire in Dark Souls proprio il messaggio dell'unione. Ecco, cioè, sì sì, io l'ho avverto. Il messaggio della Jolly Cooperation, dei segni bianchi, dei messaggi, è tutto un costante unirsi per superare un ostacolo, per raggiungere un obiettivo, che possa essere vincolare il fuoco o far sì che questo aggrapparsi adesso finisca per sempre, già, una volta per tutte, no? Già. Cioè, ok, veramente bellissimo inizio che unisce un appunto carica pazzesca di quello che ci aspetta di gameplay al invece empatico analizzare ciò che hai vissuto. Ah, bellissimo, ok. Io ne godo. E quindi parto, faccio partire il gioco, se sei d'accordo, se non hai altro da aggiungere, a me no, fa piacere. No, questa che... in realtà a me fa sempre una... mi fa sempre provare una strana sensazione, perché ascoltare un'introduzione come le mie... Vabbè, però è giusto così, no? Vuol dire che ci siamo trovati. E... insomma, no? Questo è la cosa che mi rende più contento di questa serie. Siamo di nuovo qua al cospetto dell'arciere che ha buttato giù il drago, l'ha ferito, credo gli abbia semplicemente momentaneamente inabilitato il volo, e un po' come alla Monster Hunter quando giocavamo al Tower Defense qualche giorno fa. Quindi direi che può essere saggio recarci dal drago, ma non prima di aver affrontato la nebbia che c'era dietro la porta, perché ti è l'unica cosa... Eh sì, ma dovrebbe essere l'unica cosa che ci manca, perché sto facendo mente locale. Siamo scesi dopo Artorias, c'è il falò, e in basso c'è tutto il puttanaio che finisce in le magie che abbiamo trovato, le monete intagliate di o le teste intagliate di Gaff, quindi insomma varie informazioni su questa Olasil che ormai è stata inghiottita dall'abisso. Ma poi diventa una dead end il percorso, non c'è altro, abbiamo trovato la chiave, la chiave che ci ha permesso di aprire questa porta, e la porta ci ha condotto a Gaff.
Quindi in teoria, se non mi sbaglio, è un'ottima analisi della mappa, sì, sì. Ecco, se non mi sbaglio, ragazzi, vedo, perdonatemi, lo dico anch'io, perché magari non ci vedono ma ci sentono, a volte c'è anche questo bug. Ci sono dei problemi su Twitch, sì, confermo anche, sì, la mia chat, sì, ha insomma questo problema, mi dispiace tanto, purtroppo ogni speriamo tanto che Twitch vengano risolti i midstream, perché comunque durano abbastanza. Me lo auguro con tutto il cuore, perché è proprio fastidioso anche per noi, sì, che sappiamo di essere condivisi solo in parte, quindi già. Senti, io ti direi ti direi di evocarci oppure no? Attualmente ti consiglio liberamente di provare a esplorare quella nebbia, okay, poi da lì ne riparliamo. Vediamo, perché è dall'altra parte, quindi penso che sia un altro punto di Olasil, ma la mappa, l'orizzonte mi suggerisce un allontanamento in realtà dal centro urbano. Vediamo se è così. Ottimo, ottimo. Bravo come usi l'occhio, mi piace. È giusto cristallo così. Come ce l'hai. Ecco, cristallo purpureo del codardo. L'ho luttato passando in questa nebbia, quindi. Sì, è infatti un tipo di looting molto artificiale che ti condurrà a intuire cosa hai davanti. Ora lo vado a leggere. Anche che è un DLC, quello che hai insomma iniziato la scorsa volta, vedrai che ci arrivi. Oggetto per modalità online, abbandona, esatto, prova di coraggio. La sessione termina se l'host abbandona. Un tempo la vittoria in questa battaglia dava accesso all'antica Norlondo. Ora il suo custode è assente, ma la sconfitta è comunque una disgrazia. Chiunque si ritenga un vero guerriero si astenga dall'abusare di questo cristallo. È quello che usano gli invasori per andare via? Praticamente è una versione specifica e diversa, speciale, di quello che usano gli invasori e gli alleati per andare via. Fondamentalmente ti hanno anche messo un po' di lore qui dentro, che è una gran bellissima cura, sì, per i dettagli di From, ma sei dinanzi a un'aggiunta artificiale, ma integrata nell'avventura e nell'ambientazione, di quello che è un'arena PvP. È, ecco, PvP. Sì. Puro ok, PvP. Ok, certo. E qui vabbè, cioè, mi viene anche detto che vincendo la battaglia si accede ad Norlondo. È chiaro, tanta gloria come guerriero, finisci nella parte migliore di Lordran in qualche modo. C'è da dire che Lordran ha come valore molto 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 radicato il combattimento, ok? Non è vero che Lordran sia solo una nazione selvaggia, cioè non so se tu hai visto opere come Dr. Stone, nel caso te la consiglio, è molto molto carina. Però so di cosa parla, ma non l'ho mai vista. Ecco, è molto molto interessante, cioè non parliamo di un mondo selvaggio basato unicamente sui rapporti di potere, perché a Lordran c'è cultura, c'è ricerca, c'è scienza in qualche modo, no? Anche in forme e modalità differenti. Detto questo, comunque è una società che basa principalmente le sue gerarchie sul potere, ed è quasi ovvio che sia così, vista la presenza delle anime. È una forza talmente grande che non è diverso da dire nel mondo reale, le nazioni sono rispettate e rispettabili in base a quanto sono armate, no? Sì, Norlondo è armata di anime, ok? Quindi ha una sorta di deterrente nucleare basato sul quantitativo spicciolo di anime, che potremmo dire all'inverso è quello di Petilondo in umanità, no? Quindi ha senso quel che viene detto in questa descrizione. Ora il suo custode è assente. Il custode di che cosa? Del cristallo purpureo? Ma la sconfitta è comunque una disgrazia, certo, anche se il custode di questo cristallo è assente. Chiunque si ritenga un vero guerriero non deve abusare. Perché praticamente è una fuga, esatto. Certo, certo. E nella fuga c'è disonore estremo. Per quanto concerne Twitch, sembra che, ragazzi, se l'aveste una VPN, risolve. Ok. La prova di coraggio, quindi, è disponibile solo online. Ma io sono online. Vabbè, probabilmente come sono gli sviluppatori. Sono... Esatto. I duelli sono uno contro uno, gli scontri a squadre sono due contro... Maestro? Eh sì, hanno aggiunto... Ma non possiamo fare uno scontro a squadre? Secondo me sì, io non ho mai usato questa modalità. Maestro, per ovvie ragioni. Ma lei mi sta dicendo che potremmo fare un torneo, quindi tipo il torneo di Cell? Ma guarda, qualcosina, nonostante il sistema online di Dark Souls sia... putrido, sono sicuro che abbia chance di esistere, però ti dirò, non so la ragione per cui questo avviene, quindi bisogna approfondire la community, ma da che mondo è mondo io so che questo luogo non è utilizzato. Cioè, per fare PvP, per fare anche i tornei di Dark Souls,
quello che si fa è fare i Fight Club. Cosa sono i Fight Club in Dark Souls? È l'essere un host, un giocatore, evocare una sorta di invasore che fa da giudice e poi far combattere altri due in loop, facendo una sorta di arena in cui l'host non viene mai ucciso ed è fuori dal combattimento, no? Quindi non si viene utilizzata in realtà questa funzione. Allora, sono sicuro che abbia avuto a livello di massa sicuramente un utilizzo. A livello di hardcore community non l'ho mai vista sfruttare davvero. Perlomeno non in Dark Souls 1. Ci saranno delle forme anche nei successivi. Per esempio, in Dark Souls 2 il PvP invece era tutto incentrato sull'arena, proprio perché era molto meglio, molto più costruita con cura, più stabile, più intelligente, eccetera, eccetera, eccetera. Io sto cercando di capire, ok, se mettiamo una password che non faremo vedere, ok, sì. Io ho scritto Giorgio a caso, ma vabbè, non sarà quella la password. Sì. Potremmo possiamo provare. Mettere, la password si applica alla tua squadra, quindi il match squadra. È solo nostro. Okay. Quindi magari chiedo anche proprio alla community se ha voglia di mettersi in ricerca. Ma guarda, secondo me... un finale in cui facciamo, cioè io ho già in mente di fare un micro Fight Club al finale. Ah, quindi ci sta. Non vuoi farlo ora? Ora in questo momento, dinanzi alla tua progressione del baratro dell'abisso e Calamith, vuoi fare un Fight Club? Ma uno scontro, no? Cioè Vuoi provare, mi piace, ho capito, cioè vuoi ci mettiamo davanti al falò e facciamo un due contro, esatto. Facciamo un 2 contro 2. Mi piace moltissimo. Vuoi ufficializzare a livello di lore e di lore la forbice del deserto? Esatto. Yes. Uno solo. Perfetto. Cioè, tanto non penso che vada avanti per più di uno scontro, no? Dice no, scontro a squadre. Esatto, come dice la mia chat, siamo ufficialmente in una canonizzazione di questa run del Ima Kokude. Esatto, io ti ho detto ora. E infatti io sono quello, cioè sono stato disegnato come quello duro e quindi torna. È vero. Tutto torna. Facciamolo allora, qui e ora, maestro. Vediamo un po', allora io provo a... Vediamo un po' che succede. Allora, per me questo è blind, ti garantisco. Perché okay. Ho potuto fare vero PvP solo da Dark Souls 3 in poi. Ok, quindi allora ti scrivo la password su Discord, ok? Allora mi scrivi la password su Discord, io spengo un secondino l'elgato. Ok. E vediamo un po' che intenzioni abbiamo. Vogliamo mettere dimensione scontro 2 contro 2? Sì. Ha senso. Perfetto. Scontro a squadre, esatto. Che figata. Allora, vediamo un po'. Ok, te l'ho scritta. Ok. Sì, ho visto. La metto. Aspetta. Vediamo che succede. Ma siamo in diretta, quindi lo possiamo parlare proprio in chiamata. Allora, agiamo insieme. Allora, per ora ho fatto... Allora, aspetta, ma la tua squadra... Aspetta, la password non può essere così lunga. Manca... Cioè, ah, sì, lo vedo che una lettera non... Va bene. Ok, perfetto. Okay. Con una lettera in meno. Sì. Tutte le squadre no, la tua squadra. La tua squadra. Le ha abbinate con la propria password, mentre la squadra avversaria esatto. Con un'altra. Esatto. Cerca uno scontro. Cerca... uno scontro. L'hai pigiato? Io l'ho pigiato. Ok, anch'io. Ok, ora potreste provare in chat nella community se puta caso mettete voi giocando qui la password con la quale ci avete messo i segni rossi fino ad ora, che era Giulione. Adesso mi dice alleati 0. Avversari 2. Quindi forse alleati 0 è perché ci ha trovati in realtà. Sì, sono quelli che mancano, infatti, ok? Quindi a noi ci mancano. Ha accoppiati. Scusatevi, scusateci. Adesso vi facciamo rivedere il gioco perché ancora. Sì, no, anche ti rimane la password a vista. E dobbiamo essere per forza noi a trovarci, altrimenti è un pasticcio, però questo test è fantastico. Manca un avversario. Vediamo maestro, un po'. Maestro, la forbice del deserto qui ne deve uscire illesa. No, ok, ma... allora io ero un giocatore PvP di arene 2v2 su World of Warcraft molto intenso. Noi quindi... siamo in squadra cooperativa tra di noi. Qualcuna... Sono presenti tutti i combattenti. Ci siamo. Allora, maestro, dobbiamo, secondo me, incare un nemico, ok? Tutti e due.
Non si muove niente per ora, ok? No, ancora no, penso che ci sia, non lo so, è la prima volta che sono qua. Allora, lei mi dica, inizia la battaglia inizia in 5 minuti? Inizia la battaglia, no, okay, 5 okay. minuti. Ah, la corona, ma addirittura. Dov'è lei, maestro? Ok, sono qua, la sono vedo qui. Allora, chi è il più leggero, secondo lei? Il più leggero in che senso? Il meno grande papa, il meno vestito, il meno pericoloso, dobbiamo incarlo in due. Ah, il meno pericoloso probabilmente è Lore. Lore. Perché non può fare stunlock infinito. Ok, allora cerchiamo di separarli in qualche modo e di prendere entrambi Lore. Quindi vuoi fare focus, ok. Ma cosa sta facendo Lore? Ah, ma si può già combattere, ah, certo. Dura 5 minuti, non è un... Allora, ok. Ok, no, tranquilli, tranquilli, non dateci doni. Dobbiamo essere aggressivi. No, combattiamo. Via, andiamo su Lore. Andiamo su Lore. Ah, mi ha preso. È ma vero. Ci si può curare? Che male. Ah, abbiamo una Estus a testa. Mi hanno devastato. Maestro, ce la farò. Il combattimento squadre ha lo spawn con l'onda d'urto quando si appare. Ah, ok, quindi in realtà... Ok, è a kill. Ok, abbiamo preso... È a kill! No, che figata! Arrivo, maestro! Ci siamo, l'ho sforbiciato. No, doveva essere un parry questo. Presi tutti e due, con l'attacco rotante. Ancora su grande papa, ancora su grande papa. Venga, maestro! Venga! Ok. No! L'equilibrio. Sono straforti loro. No! Aspetta! Fanno troppi danni. Non è da... Ok, non si può giocare, bisogna andare ai seri. Vado in full immersion, allora vediamo un po'. Ok, vediamo un po' chi... Allora, Lore. Ok. Lore potrebbe star per cadere se... Si è bevuto l'Estus. Ora sta per bere? Lui è pronto a fare... Esatto. Ora. No, non ci credo. Bellissimo. Aia. No, era perfetto questo parry. Pensavo di averlo fregato facendone... Ho fatto il ragionamento inverso. Pensavo no! Faccio un attacco banale. Non cercherà di parriarlo. E invece lui ha cercato di parriare. Fai parry ora? Sì, ha fatto il parry adesso. T'ho fregato. Se non faccio quello banale però non lo sai. Ora. Okay, l'ho ucciso. Ne ho ucciso uno finalmente. Bevo. Ok, no, anch'io finalmente. No, vabbè, ma è fighissima sta cosa. Ok, andiamo. Via. Ok, ti dà... se vai... c'è l'anti... Sì, l'anti spawn camp. Ora. Preso, sì. Forbiciato. Ancora. Andiamo! Maestro, sì, esatto. La forbice! Sta funzionando, ci sta sparando quell'altro, ma finché spara non fa niente. No! Ci ho provato. Lo finisce lei, attacca. Maestro? Attacca! Guardi. Faccio finta di andare da lui e invece vengo di qua. Eccomi. Ora! Bravissimo! Perfetto! Adesso l'altro. Possiamo recuperarla, maestro. Perfetto. Ah, l'onda d'urto dell'altro. Il papa... No! Sì. Oh! Bella! È morto Lori. L'ho ucciso. Oh no, sono in stunlock sicuramente. Ok. Arrivo. È il momento del backstab. Eccolo! Sì! Maestro! La nostra cooperazione giollica! Backstab anche a lui! No, attenzione! Maestro! Il grande papa mi stunlocca di continuo. Lo so, era per quello te l'ho detto che è pericoloso. Ora! No! Arrivo, maestro! Oh! Mi ha fregato, non si è fatto perriare! Devo stare molto attento. Devo stare attento col target perché secondo me... Qui laghissimo però, eh. Ah, no! Attenzione. Ora! Sì! Dobbiamo metterci nel calabrone. Sono stato di nuovo sconfitto. Ok, non ti preoccupare. Oh, il mio backstab! Au! Maestro, ho fatto troppe morti. No, ma non dirlo. Ma io sono uno spaventapasseri. In fiamme. Madonna, quanti backstab mi sto prendendo. Ehi! Oh! Attaccami! Ora! Ok, si gode. Mi è riuscito a parriare. Vabbè, perché lui è bravo, eh. Kyle, range della Zweihander, giustamente, ha senso. 30 secondi alla fine, la vedo dura. Guardalo! Che bravo, ora! Ma sei veramente il Giant. Allora non puoi usarla una mano. Ecco okay. Perché Lori l'ho ucciso, ma
No, non ho d'urto! Lo sapevo. Ah, ma non fa danno. Ah, carino. No, errore. Frame invincibilità. Oh, no! Errore. Era invulnerabile anche lui. Mamma mia. T'attacca e... distrutti. Siamo stati distrutti, sì, ma è bellissimo. Lo sapevo. Il miglior combattente è Lori. Lori. Oh mio Dio. Maestro. Ne vuoi fare un'altra? Maestro. Vabbè, questa sarà, cioè, bellissimo. È fantastico. Maestro. No, si è vista la password. Vabbè. Era Mario Bro. Mario Bro. A parte che tanto, anche se ah no, sì, perché possono metterla anche loro, quindi niente. Esatto. Ne facciamo un'altra? Sì. Dai, una un'altra. Dai. Una un'altra. Solo una un'altra. Ok. Dai, sì. Ok. Assolutamente. Ok, ok, perfetto. Allora aspetta, ti mando la password. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Allora. Qui, la tua squadra. Qui. Che figata. Sto leggendo che perfetto. Un sacco di persone in chat scrivono 200 ore di Dark Souls e non sapevo di questa cosa. Ma perché non viene utilizzata, perché non ha mai avuto grande fama. Non saprei dire in realtà i motivi. Ma è bellissimo. Forse perché è meno... Cioè, sì, è molto divertente. Diciamo che da una parte l'invasione, la cosa veramente bella, è l'environment, la mappa, la struttura, eccetera. Forse i deathmatch a squadre non sono esattamente il mood Souls, okay. Però è bello che ci sia la chance. Fichissimo. Stavo facendo un ok a Chiara per una cosa che sta facendo, bellissimo. È fantastico tutto ciò. È molto figo. È molto Ed è molto figo. World of Warcraft-ish. Cioè, il fatto è questo, in spoiler tecnico di meccaniche e di contenuto, in Dark Souls 3 esiste una cosa simile, ma le arene, e in Dark Souls 2 anche, in Dark Souls 2 e in Dark Souls 3 esistono cose simili con arene che hanno level design, quindi è molto sì. Figo. Qua invece hai proprio un colosseo, diciamo. Ok. Allora, aspetta, ho fatto un errore. Ok. Ora dovrebbe essere... Esatto, dobbiamo farmare il Gladiator, Alan. Hai scritto una cosa da giocatore di World... No, matchmaking fallito. Riprovo. Aspetta, riprovo. Vai, ricerco scontro. Sì. Cerca scontro, ok. In chat mi hanno scritto una frase che può essere scritta solo da un giocatore PvP di World of Warcraft. Quindi sì, esatto, dobbiamo farmare il Gladiator. Che in WoW c'erano appunto, no, questi set che... Oh, è partito. Questi set che dovevano essere farmati in arena. Di nuovo Lori. Attenzione, vabbè, mi sa che abbiamo beccato sempre loro, eh. Però questo è random, perché... è random. No, l'altro mi sa che non è Grande Papa. Forse no. Ok. Sì, è che coglione! È Lore. Ok, ok. Allora, maestro, dove andiamo? Andiamo su Checco? Checco, sì. Cioè, qui dobbiamo essere più... Bisogna concentrarsi su Checco. E io ci sono. Sto cercando di fisciare un attacco affinché arrivi un backstab. Bisogna stare attenti ai backstab. No! Ma è proprio quello. Bravo! È proprio quello il senso. È molto, molto bravo Lori. Molto bravo Lori. Ok, ho tirato una botta, Ok. Io ho backstappato Lori. Fantastico. Andiamo. Preso Checco di nuovo, venga. Ok, ho ucciso Lori. Fantastico. Bravissimo, perfetto, questo è il senso. Andiamo di nuovo su Lori, mentre c'è il respawn. Sì. Eccolo! Ce l'abbiamo, okay. ancora. Qui mi backstabba lui. Ha il calabrone adesso, mi fa più male di prima. È smart, certo. Ti hanno incato in due. Bella! Ok, perfetto, grazie di avermi protetto, così posso estussare. La protezione è anche questa, Ce l'ho! Stabbato Lori. Bravissimo Lori, però è a uno di vita. No, Lori è un treno. Però aveva la Estus, pensavo non ce l'avesse. Bravo, bravissimo, questa è una bella spell che non posso fare io.
fantastico. C'è duro. Attenzione con Lori. Se vieni da Lori, secondo me lo ammazziamo. Ok. È morto, l'ho ucciso. A no. Posto... no! Non era morto. Ah, non era morto? Minchia, no. Come cazzo ha fatto che coglione? Ah no, ha laggato tipo. Cioè, mi ha stabbato ma non mi ha stabbato. Non so che cosa okay. sia successo. Ok, anche io ho fatto una cosa simile. Allora, arrivo a support, eccomi. No, perché ho saltato? Eccomi. No! Sì, va ucciso. Via. E che va fatto no target. Niente. Via. Che purga. Eccolo! Ucciso. Ok. Preso. Forse anche no. Checco. Ora è morto, fantastico. Ok, Checco no, Checco no. Andiamo su Checco. Ok, è morto anche Checco. Ok, è morto, fantastico. Beh, andiamo su Lori. Su Lori, va bene? Ok, sì, sì. Che bravo, bravissimo. Qui la morte è piena. Va bene, va bene, va bene. Ho fatto un periagonale. Resisti. Resisti. Attenzione a Checco. Ah, bravo, mazza che... Ok, ha provato il parry, non ci è riuscito. Bravissimo. Il roll lì dovevo parriarlo, ma non pensavo che l'avrebbe fatto. Bravo. Non ha fatto backstabbarmi. Ah. Vabbè, guarda. Quello che vedi non è sempre la realtà. Bravo lui. Via. Come hai fatto? Oh. Stanno venendo su di te. No. Ok. Ah, ha ritardato l'attacco. Non sono riuscito a schivarlo. Ok, sto arrivando. Eccomi. Adesso l'onda d'urto lo prende. Okay. Fantastico. Cosa? Attenti a Lori. Mi è arrivata una smitragliata di colpi addosso. Mi rendo conto. Preso Lori. Checco è quasi morto. Ora è morto. No, non è vero. Ora è morto. È morto. Ho ucciso ora. Backstab, fai il backstab. Perfetto. Ok. Via. Attenzione a Checco che ora mi proverà a colpire. Lo so. Ok. Switcho Lori o rimango su Checco? No, rimani su Checco. Ok. Come? Vuoi farmi la finta? Eccolo! Stabbato che coglione. Ok. Maestro, è fattibile. Sì! Ok. Bravissimo, preso. Maestro! Ottimo! Mamma mia! La proficienza qui abbiamo! Guardi che backstab! 30 secondi alla fine, possiamo farcela, maestro. Questa l'abbiamo giocata da Dio, Mi ha ucciso! Non importa. Mi si è frizzato di Dark Souls! No! Come ti si è frizzato Dark Souls? No! Avevo la mia coru! No! Oh no! Ora loro cercheranno di ammazzarmi. Sabaku è tornato a casa. Oh no! È frizzato! No! Secondo me avevamo più kill. Battaglia sì, completata. Vittoria, ce l'ha data comunque. Bella. Bel match. Hai vinto. Ma nel senso che si è... Cioè... Si è proprio frizzato non Dark Souls, ma la PS5. Aspetta. Oh diamine. Aspetta, questa cosa mi spaventa un po'. No. Oh diamine. Che allora, merenda ho? Vediamo un po'. Pano? Panino? Se dopo me lo porti mi fai un favorino. Come sta andando? Allora, PS5 è completamente ferma. Provo a fare la terapia d'urto staccando la spina. Ragazzi, è stato bellissimo. È stato incredibile. Grazie a Checco Leone e grazie a Lori. Bellissimi match. È qui, ragazzi, qui in questa cosa che, maestro, potremmo ripetere in futuro, perché vedo un futuro di intrattenimento per questa cosa. Avendo, ripeto, giocato una cosa simile, solo simile, perché su Warcraft ci sono molte più spell, tutto sta al target switch. No, ovviamente. Ma pensa che... Sì, esatto. Ma infatti guarda che questa cosa l'abbiamo giocata in maniera fighissima. Cioè qui abbiamo fatto bene i target switch, andavamo doppi
sulle persone, devi starghettare, andare doppio su una persona, backstabbarla, è un po' quello secondo me il meccanismo da attivare. Ma considera che esiste un utente che si chiama Inferno Plus, che ha proprio modificato il gioco in maniera profonda affinché si potesse creare un sistema PvP avanzato. Sì. Che se riesco a far tornare la mia PS5 posso... Allora, vediamo. Stupendo. Sì. Stupendo. Penso che tornerà la PS5, ma credo che sia... No, credo che adesso stia facendo il lento ripristino del database, perché l'ho staccato cioè le ho fatto veramente una brutta cosa, Allora, solo che purtroppo non c'era neanche il power reset, l'hard reset, non potevo fare niente. Io intanto vado verso il drago. Aspetta, vediamo se è tornata. Adesso ho cambiato, sembra che stia respirando. Ok, sono tornato. Fantastico. Ora mi sgriderà. Si gode. Ok. Allora, ti faccio il... Forse le parti c'è ancora, sai? Vediamo un po'. Chat vocale? No. Ok. Ora ti ributto subito le parti. Allora, io faccio partire Dark Souls. Ma... Io ho già lo schermo condiviso. Ok, perfetto. Allora, sì, te lo vedo. Ti mando il mio. Fantastico. E tra l'altro ti dicevo... Okay. Vediamo perché ancora non mi appare fra le notifiche. Non ancora, aspetta. Ah, ok, ecco, eccolo qua. Guarda schermo condiviso. Oh, Franco. Si sta impallando. Ok, perfetto. Oh no. No, tranquillo, è andato. No, è che non si vuole connettere, ma adesso provo a fargliela fare un test di linea e... Ok, intanto io cosa faccio? Mi avvio o aspetto qui? Adesso che tu sei a avviati. Ok. Io cerco di farle riprendere la vita, perché qui oggi... il PvP è stato troppo epico ed evidentemente non ha retto. No, ragazzi, allora, per esperienza secondo me, e questo lo dico anche a te, magari in un'ottica... futura, visto che immagino che anche tu non abbia esplorato a questo punto, no? Il PvP di Dark Souls in questo modo, ok? In questo modo no. Secondo me modo no. L'unico modo per farlo veramente competitivamente è a tre, ok? Ah, è l'unico modo. Capito. Sì, a tre. O uno contro uno. O uno contro uno, esatto. Però sì. Secondo me a tre, ma credetemi, ci devono essere per forza divisione di ruoli. Cioè, se giochiamo a tre in questo modo, c'è un invasore, Nath di Astora. Oh, ma questo non è un giocatore? No, sì, è un giocatore. Ah, è un giocatore? Ah, ok. Sì. Dicevo... A questo punto... Continua. Dicevo, probabilmente ci deve essere una divisione di ruoli, quindi non so, un tank, un healer, un mago, uno che stunna e uno che fa le magie, cioè ora ci siamo andati a cazzo duro e basta. Ma se volessimo fare una roba del genere... Dovrebbe essere studiata, ecco. Beh, guarda, allora, partiamo da un presupposto molto schietto. Dark Souls non è PvP competitivo. Cioè, non può esserlo. Però un'idea che sia minimamente organizzata e fatta con un certo criterio, non si vuole più connettere alla calibratura più recente. Dai. Qui ci siamo scambiati colpi, ma io gli faccio 300, lui mi fa 1 miliardo, quindi ha vinto lui. Allora, vediamo un po' se riesco a far con... È strano perché ho fatto la cosa carina, ho fatto fare il test di rete. Impossibile recuperare la calibratura più recente. Provo a... Facciamo... Ho un'idea. Sì. Ho un'idea super smart. Ok. Mentre io provo a fare questi test, perché evidentemente la mia PS5 si sta briccando. Sì. Speriamo di no. No. Io intanto metto in silenzio la tua live sul mio schermo. Così okay. Almeno ho un minimo di condivisione. Così posso sia vederti... Ok, perfetto. Allora,
Ok. Non è il danno, è il fatto che non hai equilibrio. Ah, beh, sì, certo. Ovviamente lo vedrete fuori sync, ma ragazzi, allora, vediamo un po', provo a riavviare la PS5. Allora. E volevo dire una cosa, se qualora voleste continuare a invadere Cydonia e, vogliamo parlare di dargli dei doni o qualcosa, l'unica cosa che vorrei qualcuno di voi avesse da dargli è la testa delle creature che ha combattuto fino ad ora ad Ulasil, perché è un equipaggiamento che si può droppare con un po' di RNG. Testa degli spaventapasseri, praticamente. Esatto, esatto. Io sto avanzando, ragazzi. Non sono... io ti vedo. Non sono umano, non sono tornato umano. No, 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 è giusto così. Ora tu guarda, è apparsa la nebbia. Sì, che prima non c'era. Perché ora è una boss fight. Prima era semplicemente un modo per uccidermi e tritarmi le palle. Bene. Estussina tattica. Di Brindisi, di Brindisi. Ora, è stato citato come antico, quindi credo sia proprio un drago, non una viverna, quel coso. No, lo vedrai immediatamente quando sta lì a camminare a belle quattro zampe e non due. Il fatto è che mi chiedo, ma... quindi esistono draghi sazi d'anime, draghi sazi di umanità. Un po' come se i draghi eterni, in quanto bianchi e in colore, come l'energia normale delle carte Pokémon, no? Si potessero colorare in base a che energia assorbono, e quindi in questo caso è diventato un drago nero. Vediamo. Okay. Continua, continua. Io qua provo a far ripartire Dark Souls. Ah, non c'è ancora. Oh. Mi dispiace, maestro, saremo presto vicini. Dai, dai. Non c'è. Dove è caduto? Dove è caduto? Ah no, eccolo. Calamit. Dove sei? Non ti vedo. Eccolo. Calamit. Mostrati. Ok, questo primo fight. Oh mio Dio, sputa la stessa magia. Ok, zampata in avanti. Registrata. Ok. Devo farla in una schivata, non in due. Oh mio Dio. Staghetta, staghetta e corri. Ok. Ma porca miseria. Ok, la zampata è clamorosa. Via, 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 via. Ok. Ok. Let's go. Ok. Let's go. Let's go. Let's go. No greediness. Ok, un po' greedy sono stato. Tiriamo fuori lo scudo. Hai visto quanto è veloce e aggressivo? Sì. Lo sapevo io che l'avrebbe fatta questa cosa. Devo scudare adesso. Fantastico. Ah, doppia. Oh mamma mia. Sif style proprio. Ok, let's go. Aia. Ah, bravo. Devo bere veloce. Sip. Mio. Vedi come combatte un drago? Cattivo, eh? È aggressivissimo. Adesso sputa.
Questa devo fuggire appena si mette in volo. Aia. Beh, sì, ci sono diversi metodi per, ma stai andando comunque come first try molto bene. Ah, diamine. Ok. Ok, magnifico. Allora. Ho capito delle cose. Complimenti. Grazie. Adesso io posso tornare da te. Dove sono finito? Ah, giusto. Con, allora... Però perché qui? Ok. Dov'è? La... Il falò del... Dio la sì, il santuario? Santuario, sì. No, contea. Ok, ci siamo. Allora... diventa umano, ovviamente. Mm-hmm. Perché adesso mi farò sicuramente evocare. Ok. Ed è la prima volta che hai affrontato Calamith. Già. In un vero e proprio scontro. È fortissimo. Calamith è per tanti giocatori la boss fight più difficile. Quindi... Oh. Sì. Ok. E ti dirò, visto che, o meglio, esiste anche, non lo so, no, c'è il New Game Plus per questa cosa, tu combattilo da solo? To your heart content. Quindi da solo? No, io metto il segno. Ok, dove? Io metto il segno. Lo metto davanti alla nebbia, quindi e non ti vedo più. Ah, però tu l'hai condiviso lo schermo, mi è solo sparito, ok, a posto. Ora l'ho condiviso. Ti fermi? Ragazzi, è buggopoli la PlayStation per oggi, eh? Cioè, non mi tiene più fermo il tuo schermo. Devi premere X un'altra volta. Ma ti giuro che lo premevo. Ok. Ormai l'ho fatto talmente tante volte. È vero, ormai siamo... Allora, quando vola Starget e Lesgo dal palle. Unica. Guarda che sei davanti. Hai una spada creatura. E uno scudo fortissimi che il 90% dei giocatori non hanno quando affrontano questo DLC, davvero? È quello... No. Allora, mi sembra un endgame questo... Allora. Che tu abbia uno scudo speciale è assolutamente vero, perché si può solo droppare e l'hai massimizzato. Ti ho consigliato di farlo ed è... È la mia segna, mi segna là! No, non è quello! È sulla pietra. Ah, è vero. E, allora, hai uno scudo clamoroso. Quindi anzi, usalo perché è quasi conturbante a livello parametrico. La spada era molto più speciale quella che avevi prima. Perché era difficile e segreta da ottenere. Questa, che è comunque più efficace, molto più efficace... Ok. Non è più impossibile, anzi, si trova nel DLC. Ok. Quindi no, ormai no, anzi, se non perdi le anime e così via, sei molto vicino all'unlock del level up, tra un po' ti libero. Non vedo l'ora, mi manca livellare. Libertà. Ma prima di farlo, ti ricorderò di andare a dare un'occhiata da Domna of Zina, che ti venderà tante belle nuove armature, no? Certo, ti ricordi? Sì. Vai. Vado? Vai. Finalmente. Ok. Venga, maestro. Oh no, io guardo. Da un balcone. Va benissimo. Nascosto. Quindi lei mi aumenta la vita di questo bastardo? Senza neanche entrare? Va benissimo, le dico. Va benissimo. Maestro, io sono cresciuto a pane e ingiustizia. Questa è un'esperienza che devi fare. Calamith. È Calamith.
una delle boss fight più pulite, ordinate, molto difficili bella di tutta la trilogia. Sì, solo consapevole, è difficile, lo è. No, no! Mi ha preso con veramente il buco del culo. Cos'è? Il suo occhio. Cos'era? Tipo il Perry, forse, una premonizione. Cioè, mi ha dato l'idea di essere una cosa sciulchiana. Ma la sua fiamma non ha... Ah, un range... Ah, buono, buono, buono. Questa è un'ottima... È un'ottima informazione. La sua fiamma non arriva per tutto lo stage. Questo è ottimo. Un colpo alla volta. One at a time. One at a time. Via. Mio. Via. Sì, sì, abbiamo capito anche questa cosa. Questo invece non riesco a reagire mai. Ma ci riuscirò. Capirò. Tempo al tempo. Eccolo qui. No! Forse back. Questa. Forse back. Forse devo beccare. Sì. No. Qui mi è venuto distinto di andare indietro, ma non dovevo. Vediamo. Rifammi la zampata. Devo capire. Eccola. Sì, back. Back. È la cosa più safe, non importa. Ci saranno altre finestre. Sì, sì, sì. Ti posso dire già che puoi fare anche forward, però back è sicuro. Via, 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 vai via. Mamma mia, che torsione. Sì. Via. Sofia. Guarda che liscio, guarda che bella la AoE del fuoco, precisa. Ah. Non so cosa sia, ma non so cosa faccia. No. Ok, questo è piuttosto safe come finestra. Una carica di... Oh mio Dio! C'è. Questa è nuova, è una carica con torsione del collo. E soffio immediato. E soffio immediato. Sì. E andiamo. Via. Ok. Dai, siamo quasi a metà. Esatto. Indietro, indietro. Qui posso approfittarne in realtà, ma... Meglio imparare. Ah! Sta cazzo di mossa. Non sono mai pronto. Bel roll. Che bella finestrella. Si patina, si patina. Si patina. Si patina tattica. Better safe than sorry. Mannaggia a me! Voglio tardare per avere una finestra. Lo so. Perché quella è una buona finestra, però è pericolosa. Sì, eh. Questa è la migliore per ora. Ce l'ho. Lo so. Lo vedo. Non era affatto male. Qui volevo provarci. Ok. Ti vedo. Ti studio. Sì! No! No, ah, con che cosa mi ha preso? Si patina. Rischiosissima, bravo, ma dobbiamo farlo. Non importa, meglio di prima. Sì. Scambio di colpi e via.
Bella, occhio alla stamina. Bello. Si patina, let's go. Via. No, ma che... Ma no, ma perché non sono andato indietro? Via, via. Basta una sola si patina. L'altra la facciamo alla prossima finestra. Ora. Stanno per finire le sippatine di Renzo. Basta. Andiamo indietro qui. Mannaggia! Basta prendere questi colpi! È Calamit. È normale. Vai. Don't hold back. Arriva! No, niente, non gli posso passare attraverso. Devi essere troppo preciso per passare attraverso, non è una cosa piacevole. Si può, ma... È arrabbiatissimo adesso. Lo è. È un drago morente. Senza più scaglie. O forse... Ormai... Niente, all'indietro corrotte. Devo andare, mannaggia al cazzo. Una finestra alla volta. Una finestra alla volta. Dove va? Cosa cazzo sta facendo? Forse si è incuriosito a me perché gli lanciavo delle frecce di legno senza fargli danno. Ah, sì, sì. Non mi muovo. Farò il mio dovere di... Continua pure, ora sei solo. Sì, sì. Cazzo! Niente ragazzi, scusatemi. Mi sono imbananato. Ma guarda quanti strani piccoli dot ti ha fatto. Wow, ha 4/5 di vita praticamente. Già. Pulito. Ci sei danzato intorno. Ci sei. È tuo probabilmente. Se ora la sicurezza che potresti pensare di aver ottenuto non ti rende disattento al terzo try, è tuo. Lo so. È tuo. Va bene. Mi riumanizzo. Vai. E in singolo avresti sicuramente vinto, eh? No, no, ma va bene così. Va bene con senza il multiplier. Che spettacolo. Ravvivo. Oh, non vuoi lasciare gli chance? No. Vado. Vai. Mi ritroverai sulla stessa pietra. Bellissima fight. È molto bella, sono d'accordo. Meno bella di quella di Artorias, ma bellissima. Quella di Artorias mi piace ancora di più. Sono d'accordo. E beh. Avremo di cui parlare. Diciamo che Calamith è una boss fight che aggiunge parecchio al DLC e riprende delle meccaniche base di Dark Souls che hai incontrato, piccolo hint silenzioso, tra virgolette, con il Gaping Dragon, il drago famelico delle profondità. Vedrai, sì. Ne riparleremo dopo il tuo fight. Posso chiederti una cosa? Devi. Come mai in Dark Souls 2 poi è stato interrotto questo processo di crescita? Cioè, vedo dal gioco normale al DLC una... cioè,
un'evoluzione anche in termini di gameplay, che invece tu poi lamenti in parte non esserci. È stato il cambio d'autore che secondo te Galeotto... Allora, Dark Souls 2 offre delle idee che sarebbero state miglioramenti verticali comunque, nel senso che per esempio in Dark Souls 2 hai un nuovo tipo di equipaggiamento, un nuovo modo di equipaggiare le armi che in Dark Souls non c'è. Mm-hmm. Ed è qualcosa di assolutamente impreziosente dell'esperienza. Il problema è che il cambio di autore ha anche completamente trasformato quello che è l'esperienza stessa del gameplay, del level design, del boss, certo, design, dell'enemy placement. È veramente, veramente qualcosa che però non voglio tu viva con influenza. Ho capito. Quindi va quando bene. Arriveremo al momento e ti introdurrò Dark Souls 2, ti farò fare un reset mentale che potrebbe, alla prima esperienza, fartelo amare profondamente. Okay. Quindi non vivere ciò che la community trasmette, sì, non preoccuparti, ne riparleremo. Togliamoci il pensiero. Bella. Con lo scudo. Ah no 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 no. Non era quella fiamma. Non era quella fiamma. Sippo. Maestro, se necessario si butti, non so perché, ma... Sì, lo farò, lo farò. Ormai la vita è moltiplicata. Perfetto. E sì, diciamo che Dark Souls 2 vedrai che ha anche qualcosina con le animazioni, ma tempo al tempo, non pensarci ora. Non è assolutamente... Va bene. Il tuo presente. Ok. Questa... Vai. È la fiammata. Così. Si gode e si va. Mio. No! Ma di quanto? Ha ragione lui, per forza. Il gioco non può sbagliarsi. No, 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 non ti colpirò mentre farai sta cosa. Quello è un parry. È tipo una premonizione. Porca miseria. Via. No, porca pelo. Puttana. Forse anche l'inquadratura ti ha un po' fregato. No, no, sono stato io che proprio ho ritardato l'azione. Bad roll, esatto. Dovevo rifarlo però. Ok, Sofia. Ho usato tante Estus. Sì, però hai vincolato, cioè hai vincolato, hai ravvivato. No, ma no, questi errori. Occhio. Quante Estus sprecate, Dio. Dai, via. Vabbè, okay. Che fai di merda, no! Mamma mia. Mamma in mia. Questi casi a volte anche il target potrebbe essere una trappola, perché magari ci ruoti intorno e non sei abbastanza, diciamo, orizzontale nello spostamento. Trai di però merda. Sì, se si parte male le punizioni sono spietate. Allora, ora mentre mi evochi, ti passo anche qualche umanità. Ci vediamo alla pietra. Ci sei. Ci sono. C'è Gianandrea in chat che chiede, no, curioso anche lui, cosa accadrebbe se tu non fossi così attento a reagire o non agire in quel glow arancio rossastro del suo occhio. Ma penso che la chat gli risponderà senza che io faccia spoiler. Secondo me è tipo una premonizione. Tipo, se tu lo attacchi in quel momento, lui ti fa un super parry e ti ammazza. Perché non mi ha mai fatto niente. E non è una questione di prossimità, me l'ha fatto da vicino, da lontano. Mi dà l'idea di una sorta appunto di premonition alla Shulk. Lo sapevo che per fare l'eroe mi avrebbe colpito il cane, vabbè. Ma guarda che questi cani sono cattivissimi, eh. Sì, ma in realtà basta fare scudo, spada e muoiono, ma dovevo fare lo splendido con la spada a due mani e il risultato è stato questo. Vabbè, che non tanto... dimenticarti che comunque è anche una non massimizzata, ma dignitosissima e potente mano della piromanzia, eh. Giusto, giusto. Però ecco,
quando è già avanzato di vita. Bella. Let's go. Dimmi quando posso entrare. Adesso, da questo momento in poi. Vai, io ti osservo. Scendere le scale. Esatto. E prendere le anime. Dove sono? Oh merda, sono a fanculo. Però le devo prendere, perché sono anche umanità e mi aumentano il danno della spada. Bravissimo. Ok. Si parte. Dai, nella mia live ti ho anche messo un background musicale, è il momento di dare il meglio. Cristo! Però c'eri, se non la vedi risalvo. Occhio! Mio. Mio. E vai, una barra è andata. Via. No. Esatto. Ah. Sì, perché hai rollato una volta intorno e non ti sei allontanato abbastanza, ma ce l'hai, hai capito. Ok. Sei fissimo qua, doppio sip e si gode. All'indietro. Bella. Nice. Non mi aspettavo questo attacco, pensavo volasse. Ok. Non so come. Ah, pensavo fosse l'altro volo. Mannaggia al cazzo. Ma quello è normale. Non hai abbastanza. Via. Ok, questo è buono. Per sapere esattamente le animazioni. Vai, vai. Bella. Questo è quello del fuoco. Ok. Bella. Finestra massima questa. Si gode. Cosa? Ok. Un colpo. No anfora dell'avidità. Un colpo. Che palle sta carica. Bella, così si fa. Attento. Chi ha la stamina? Ah, il culo. Via, basta. Bravissimo, proprio questo volevo che tu facessi. E si riparte. No, ma perché ogni tanto mi prende, ogni tanto no, non lo capisco, Dio, Madonna. Uff, ok. Oh, ma porca puttana! Ok, che ha fatto lo stesso pattern. Perché mi prende? Cos'è la hitbox del collo? Perché l'inizio era alla cieca, purtroppo... Non vedi il tuo personaggio e devi sapere qualcosa che senza abbastanza try è normale non avere. Ok, eccolo invece, questo era perfetto. Colpisce con qualunque parte del corpo sto stronzo. Sì.
Niente, oh, colpisce con una parte della testa che non capisco quale sia. Forse non devo schivare. Via! Forse non devo schivare verso l'interno, ma verso l'esterno. C'è qualcosa della torsione del collo che mi colpisce. E mi infastidisce non capire. Lo so. Ok, dalla parte... Dio, madonna! Basta! Che poi fa proprio il tempismo utile a prenderti comunque tutte le volte. Dalla parte in cui comincia l'animazione e non quella in cui finisce. Questo è il segreto, credo. Prossima volta ci riproviamo. Intanto sei a metà. Sì, sì. Bello danno. Ora da qui. No, niente. Niente. Però questa è l'eschivata, per esempio. La seconda. Sono andato indietro, però. Non voglio andare indietro. Voglio lasciarmi la finestra aperta. È stato più il tempismo che non la direzione. Sì. Ti dico questo, sì. Bello, questo ci piace. No, troppo lontano. Niente, non ne approfitteremo, non è un problema. Non è un problema neanche qui. Le finestre si devono creare. Se non ci sono, non importa. Questa c'è. Questa era piena proprio. Qui niente, qui colpa mia, avrei potuto. Sì, buono. Eccola. Via. No? Dai! Affrontami, drago! È mio! Tutto mio, doppio! Bello, basta, bel danno! Basta. Bello! Quasi 1000 danni! Ancora! Vai, 1000 danni puliti! Carica, non me l'aspettavo! Che danza! Questa cosa che hai fatto! No, lasciami tu libero. Capo, Ok, bravo. Quel roll che hai fatto. Esatto. Perfetto. Si patina, okay. E let's go. 6 Estus, 3 barre e mezzo di vita. Sconfiggilo. No, all'indietro qui. Via. Avviciniamoci, approcciamo. Approcciamo. Avviciniamoci. Approcciamo, fisciamo. Via. Ah no, questa non era il fuoco. Questa non era il fuoco, cazzo. Questa era perfetta. Era una bella finta, eh. Sip. Sì, sì, però aspetta. Non vedo dov'è. Ok, perfetto, si patina, non importa. Non importa, siamo belli in salute lo stesso, infatti. Soffio. Ok. Riprendo le redini del discorso. Esatto. Bella. Niente. Pelo. Sì, mio. Doppio mio, triplo mio. Occhio alla basta, stamina. Basta. Via. Ok, so cosa fai. Andrò semplicemente all'indietro. Questo è da stupidi. Si patina, non se l'aspetta, infatti. Vola, vola. So che mi vuoi caricare, guarda che ti vado a distanza. Caricami. 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 So che lo vuoi fare, so che pensi di cogliermi impreparato. Allora ci studiamo per altri 40 minuti, non preoccuparti. Caricami. No, caricami. Caricami, è la cosa giusta da fare, lo sai. Magari mi confondo e penso che tu sputi. Prova a caricarmi. Beh, quel salto un po' lo era. Prova a caricarmi. No,
Prova a caricarmi, ho detto. Caricami, funzionerà. Dipende anche da quando sei lontano, eh. Mm-hmm. Cioè l'IA funziona così. Se sei molto lontano ti caricherà. Infatti è quello che sto provando a fare. Sei sempre mid range. Caricami. Ecco, già così. Caricami. Dai. Occhio, c'è una parete dietro, eh. Dai. Dai. Caricami. No, eh. E allora vaffanculo. Bella. Due barre. Esatto, sono poche. Ma non troppo poche. Non sottovalutarlo. All'indietro di nuovo. Occhio, sei al bordo. Lo vedo. Mi sta stringendo il bastardo. Infatti così mi prende, devo allontanarmi. Ehi, alzati! Che cosa succede? È che sì, l'animazione è un po' lenta. Guarda che cerca di fare sempre la stessa, è un drago intelligente. Guarda, ti cito una host di Final Fantasy VIII, Don't be afraid. Assolutamente. Andiamo! Uno, due, occhio. La carica. Bravo. Bello, così si fa il roll della carica. Eccolo, mi ha caricato e alla fine ed è riuscito anche... Oh, a buggerarmi. Andiamo a Godopoli, signori. Non sono riuscito a tagliargli la coda, maestro, le chiedo scusa. Ah, quindi ci hai pensato. Sì. Cioè, ok. Di nuovo nessun'anima, eh. Già. Di nuovo nessun'anima. L'umanità assorbe le anime. Le rende parte di sé, secondo me. Era tosto sto boss. Ok, ora voglio sapere cosa succedeva con l'occhio. Con l'occhio? Beh, diciamo che ti avrebbe fatto una presa speciale. Ma... E non era un predict. No, no. Se lui praticamente ti... Ti fa una presa se ti prende da davanti o se durante la durata della luce tu vieni investito da quella luce. E una volta preso da quella cosina avresti subito un effetto speciale che presto scoprirai attraverso il drop che ti ha dato. L'anello. Eccolo. Anello incantato dall'occhio arancione di Calamith, portatrice di sventura. Raddoppia i danni subiti. Raddoppia i danni subiti. Qualora qualcuno dicesse che tanto Dark Souls è facile, hai quell'anello. Cioè, ma questo significa che Calamith prendeva il doppio dei danni da me? O che era in grado di causare questa maledizione agli uomini, o comunque ai suoi avversari, a causa forse della disparità di ciò che è accaduto nell'abisso. Però l'anello è incantato dall'occhio arancione, quindi attenzione, mi correggo, è il potere di Calamith di raddoppiare i danni a seconda di chi guarda. È un po' come Medusa, sì, ma anziché pietrificarti, esatto, ti rende più debole. Potrebbe essere lo sguardo della spossatezza, no? Anello inutile. E non sarà inutile, secondo me. Magari servirà a qualcosa. Tipo, non lo so, aprirà un portone. Beh, questo anello sicuramente ha il grosso valore, il grande privilegio di permetterti di fare il gradasso con i tuoi amici. Questo è vero. C'è una cassa comunque messa sotto la cascata. Beh, ora finalmente l'arena è libera. Me la esploro tutta. Quindi... Calamith sta probabilmente per calamità. Un po' come Calamity Ganon. Abbastanza.
Grazie, grazie, grazie ragazzi di tutto il sostegno intanto con le sub, siete dolcissimi. Sì, in realtà come sempre ragazzi ci siamo coinvolti da morire in questo inizio perché eravamo fomentatissimi dal fatto lui perché non sapeva cosa lo aspettava, io perché so cosa lo aspetta. Certo. Siamo a un climax pazzesco di quello che è ormai la vicinanza del in qualche modo saziamento, il saziare il ricettacolo dei Lord unito al apice assoluto dell'esplorazione di Ullasil in questo tempo in cui l'abisso l'ha invasa. Costringendola. Dimmi, vai. No, mi fermo un attimo a ragionare su una serie di cose. Punto numero uno. Ok. Credo che l'umanità in qualche modo assorba le anime. Però è anche vero che oddio, cos'è successo? Scusatemi, si è buggato il programma di streaming e ha spostato da solo la finestra. Ok. La live stava driftando, esatto. Non so che cazzo sia successo. Dicevo, Artorias però l'anima l'ha droppata, quindi non può essere quello. Infatti, alla fine l'umanità a modo suo è un'anima, un po' strana, il forse drago, più fisica però. Il drago non ha droppato anime la prima volta, il drago famelico. Mai. Perché la prima persona, il primo essere a dropparmi un'anima è stata Quilag. Mm-hmm. Sì. Quindi potrei dedurre che i draghi non hanno ottenuto anime. Diciamo che quello che è accaduto è che prima ovviamente non l'avevano. Poi Calamite è particolare perché non ha neanche le quattro ali classiche degli arcidraghi. No. È un discendente degli antichi draghi, ma allo stesso tempo ne mantiene alcune caratteristiche, forse anche a causa della corruzione che ha subito. Secondo me il fatto è questo. Il drago potrà anche non avere un'anima, però potrebbe averla in teoria. Cioè, potrebbe assimilarla. Perché From Dark They Came, no? From Dark They Came. Quindi neanche gli esseri che venivano dall'oscurità avevano un'anima. Però erano in grado di saccheggiarla, ok? Ora, anche i maiali pestilenti droppano anime. Quindi avere anime non può essere qualcosa di esclusivo dell'uomo. Quindi credo che tutte le entità possano assorbire anime e umanità, semplicemente c'è un effetto diverso a seconda del caso, no? In un qualche modo potremmo dire che anche l'arcialbero di Aizalith, avendo fatto indigestione di fiamme, merda e oscurità, è diventato un mezzo albero, mezzo essere, no? Antropomorfo. Quindi in una qualche maniera si può dire che fare intrugli con anime e con umanità dà sempre un risultato. Qui, vista la sua colorazione e visto anche questo potere di quest'occhio che non sembrerebbe essere comune agli altri draghi, il drago famelico non aveva un potere oculare, potrebbe essere derivante proprio dall'aver assorbito umanità. Credo che questo drago si sia trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato qui a Ullasil. E qui è stato in qualche modo divorato dall'oscurità alla pari di una colonna di Ullasil. Abbiamo visto, no? La pavimentazione piena di merda, no? Credo che questo drago sia un drago divorato dall'umanità, il che in qualche modo spiegherebbe due cose. La natura delle sue fiamme, sembrano proprio le fiamme lanciate dagli stregoni di Ullasil, molto simili. E quindi sono fiamme nere, non sono fiamme normali, tradizionali. Due, il suo potere è quello di raddoppiare i danni con il suo sguardo. E abbiamo detto che un po' la magia, la stregoneria oscura la stregoneria oscura dell'umanità è basata sul danneggiare, sul fare male. Quindi ci vedo anche un po' un collegamento. È chiaro che però, citando le fiamme oscure, qui viene fuori una cosa interessante, no? Perché la fiamma oscura è proprio la Dark Soul. L'umanità non ci è mai sembrata una fiamma, al massimo è sembrata un abisso, ok? E invece abbiamo detto che l'umanità è l'anti-anima, e l'anima si presenta come un grande fuoco. Quindi forse potrei dirti che paradossalmente, attraverso il drago, l'umanità raggiunge una sorta di essenza purissima, no? Attraverso il corpo del drago, essere eterno, nasce la fiamma oscura, quindi l'anti... Il suo soffio anima. Era molto particolare. Sembra proprio un soffio di umanità, no? Io ora lo sto vedendo anche dal tuo schermo.
Sì, sì. E quindi penso proprio che sia una sorta di unione del potere dell'umanità da una parte, e vedi, vedi, sta soffiando umanità in quel momento quasi, però non è solo umanità. No, 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 è comunque oscurità, forse non umanità, ma chiaramente oscurità. Già, 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 già. E quindi vedremo, vedremo. Ovviamente spero si possa parlare di fiamme in questo caso propriamente. C'è chi scrive che i draghi sputano fulmini, ma io non sono d'accordo. Il gioco mi ha insegnato che le viverne sputano fulmini, non i draghi. Quindi a meno che questa non sia una viverna, i draghi dovrebbero sputare fuoco. Questa chiaramente non è una viverna. Magari questo fuoco è speciale, ma di sicuro non è una viverna e non è elettricità. Ecco. E poi se i draghi sputassero elettricità, per quale ragione il miracolo di Havel, che tanto li odiava, doveva proteggerlo contro la magia? E infatti non ha senso. Lo avrebbe protetto contro l'elettricità. Elettricità contro la quale, tra l'altro, loro sono deboli. Mm-hmm. Quindi... Portatrice di sventura, quindi era una draga lei, giusto? Questo vorrei vedere un pochino il giapponese, però sì, puoi prenderla come un sì. Beh, diciamo che portatrice di sventura credo che sia più, come dire, un appellativo che gli viene dato dagli uomini piuttosto che una reale correlazione tra Calamite e la sventura. Semplicemente l'abisso si è aperto in concomitanza con la trasformazione di questo drago, ma non credo che si possa parlare propriamente di... Guarda, una cosa molto curiosa rispetto alle discussioni fatte precedentemente è che non hai combattuto questo drago nell'abisso. No. Quindi però laggiù nel baratro troverai qualcosa, forse. Ho trovato le frecce di Gaff, innanzitutto. E questo mi ha fatto molto sorridere. Credo che siano cadute proprio. Perché non penso che questo sia Gaff. Sarebbe molto strano. Gaff era là sopra. Ok, che il tempo è stagnante. No, 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 ovviamente non lo è. Io penso che il drago venga dal baratro. Mi butto? In realtà chi se ne frega. Posso anche provare a buttarmi, però... Vediamo che cosa c'è qui. Non c'è niente, però. Tagliargli la coda servono delle animazioni specifiche che vanno fisciate. Io ho provato, ma avevo troppa paura. Vai, normale. Troppa paura. Speriamo poter farmi picchiare. Allora io direi, ragazzi, che torniamo prima da Gaff. E se non dice niente, intanto ci buttiamo. Intanto torna da Gaff, esatto. Che dite? 17 umanità. Vedo che sei riuscito a tagliargli la coda. Tempo al tempo. New Game Plus. No, più che altro. Allora, la coda di Calamite è la cosa divertente, che gliel'ho tagliata veramente poche volte durante le mie partite. Ok. E quindi, non avendo esperienza, stavo studiando se potevo trovare in combattimento neutrale delle finestre per tagliargliela. E invece, no. Già te lo dico, visto che ti è morto, te lo posso dire. Con esperienza, cioè con la consapevolezza di come tagliare la coda, è fare due tipi, 2,5 tipi di attacchi. Ok. Ovviamente lo schianto della coda quando gli vai alle spalle, quella certo, della finestra, oppure la carica in cui la abbassa leggermente alla fine. Ok. O uno degli attacchi, adesso non mi ricordo qual è esattamente, ma credo comunque sia uno di quelli in cui fa un movimento in avanti piuttosto improvviso, in cui anche lì abbassa la coda per riposo. Ok. Forse il soffio. Comunque sono due attacchi sicuri, quelli che ti ho detto. Il terzo dovrei un po' rivedermelo. Ho capito. Vabbè, però ragazzi, no, in neutrale è difficile. Ok. Molto meh. La fiamma dritta è esatto. Ok. Esatto. Osseggio, ragazzi. Osseggio. Inutile che me la faccia tutta a piedi. Osseggio è buona. Osseggia, ma soprattutto vai da Gaff. Da Gaff, esatto. Poi da Domhnall. Da Domhnall? Sì, il venditore di armature speciali. Ah, ok, al Firelink Shrine. Dove ci ho provato a rollare dentro. No, non qui. Aiuto, la porta è di qua. Sì. La porta è di qua. Bravo. Spero che Gaff non muoia. Spero che non si svuoti.
con l'ultimo drago morto sarà contento, ma anche definitivamente privo di uno scopo. Quindi vedremo. Ehi. Sì. Oh, è sconfitto Calamit. Esatto. Lord Gwyn's blessing upon me. That beast will never take to the skies again. Ah, this great bow, I shan't need it, but no dragon's to hunt. Certo. I know not if a human could even operate it, but here, thy need outweighs mine. Diamine, mi ha dato l'arco. Ma è anche lì, quindi sì, sono due archi. Ah, vabbè, sì, quello. Sto scherzando. Ora lo leggiamo, eh. Beh, certo. Threatens to devour our entire land of Ulysseo. It seems that this dire fate is unavoidable. But seduced by a dark serpent or no, they awoke that thing themselves and drove it mad. One's demise is always one's own making. Questa era tutta roba che avevamo già immaginato in qualche modo, no? Infatti sì. Quindi non mi dice niente di nuovo. Vediamo se. If thine wish is to succeed Port Artorias and challenge the spread of the dark. Me la ricordo, la Scorched. Manus. Manus? Father of the Abyss. The dark emanates from Manus himself. Even if this land shall expire, thou may be able to Manus? Further devotion. But even so, one day the flames will fade, and only dark will remain. And even a legend such as tutto cadrà nell'oscurità più assoluta, dice, stop that. Now, do not mistake my words. I cherish my work. Wood carving is a nuanced art. I would have much to talk about with that blacksmith. In truth, how is the old chap, I wonder? Still hammering away, I should hope. Cosa mi sono perso, ragazzi? Non ho capito. Non ho capito cosa mi sono perso. Forse stavo leggendo la chat e intanto è passata una riga. Non ho capito cosa mi sono perso. Beh, ascoltali. A meno che non... Mi raccomando, non fate spoiler, ma... Se si è perso qualcosa mentre combattevo Calamit... Fateglielo sapere. Occhio, però. Molto occhio. Il vecchio fabbro. E allora sarà il fabbro che stiamo cercando da una vita. Forse okay. Sono stati sedotti da un serpente oscuro. Vabbè, ma quello l'ho letto, ragazzi, non sto capendo. No, beh, il fatto è che, allora, chat, se non si è stupito del fatto che forse Ulassil è stata seduta ma da un serpente oscuro. Abbiamo fatto il discorso l'altra volta detto... quando abbiamo detto Artorias e quel, come si chiama, non il tipo parlare. Il signor Bloodborne. Il signor esatto. Bloodborne, come si chiama? Non me lo ricordo, ragazzi, il tipo pelato con la balestra. Comunque lui ci aveva suggerito che in realtà, insomma, ci fosse lo zampino Chester, bravi. Blabbo, il blabbo, esattamente. E vi ricordate cosa ho detto io? Ho detto, chissà che, insomma, non ci stia suggerendo Artorias che in realtà tutto il nostro percorso sia sbagliato e la parte, diciamo, il mondo degli uomini sia un inghiottire... L'era dell'uomo è un inghiottire tutto il mondo e basta. Quindi non mi sorprende questo. Ora, c'è da capire chi è Manus. Manus... È un nome che non hai mai sentito prima. Allora, mi ricorda Man, quindi uomo, no? Mm-hmm. Sicuramente è la cosa che più si avvicina al Dark Lord, secondo me. Se non esiste un Dark Lord, allora... E se non è mai esistito... Tutto ciò che si avvicina al Dark Lord è questo Manus, perché è il più oscuro di tutti, è dentro l'abisso e è praticamente colui che secondo me ha raggiunto quello stato di potere che i quattro re hanno provato a replicare nel presente.
ok? Esatto, i 4 ore forse sono rimasti affascinati da come sì. È stata la storia di Colosseo. Sì, sicuro, 100%. In realtà i re hanno solo provato a replicare quello che ha fatto Manus, no? E quindi Man, Us, sì, potrebbe essere, no? L'uomo, noi, e quindi l'essere più vicino all'uomo. Detto questo, penso che ormai di Manus non rimanga che una grande oscurità. Cioè, credo che Manus ormai Man sia... Man più Us è stata molto figa, inaspettatissima. Eh beh, no, può starci, no? Uomo, sì, noi... Sì, no, per carità. E qualcuno in chat scrive Maianus, certamente, potrebbe anche essere. E quindi niente, morale della favola. Credo che... Manus possa essere in qualche modo questo Dark Lord, o comunque colui che ha generato il dilagare dell'abisso, quindi qualcuno che stava facendo esperimenti con l'umanità, e forse, chissà, l'inizio della fine dell'era del fuoco, no? Cioè, è come se in questo mondo narrativo non vi possa essere equilibrio, ma solo niente o tutto, ok? Quindi o c'è l'era del fuoco e quindi l'umanità non è che un ricordo lontano, tant'è vero che perde anche il suo nome e la sua storia, un po' come il figlio di Gwyn, o il contrario, quindi adesso sta finendo l'era del fuoco e l'oscurità sta dilagando, non c'è un equilibrio, almeno non sembra esserci mai stato, non c'è stato neanche all'inizio, il nano furtivo è basso, non partecipa alla guerra dei contro i draghi, è in disparte, quindi come vedete c'è o l'uno o l'altro. Mi chiedo però questo Manus chi sia, come abbia avuto accesso per primo a questo punto alla conoscenza dell'oscurità, sarà stato effettivamente Kath? Ma se è stato Kath, ok, che scusa aveva allora? Gwyn non si era già imprigionato, c'era già qualcuno prima di Gwyn che l'aveva fatto, è difficile da immaginare perché non ci sono altri lord. Non so se mi spiego, se sto riuscendo a spiegare quello che ho in testa, no? Adesso Kath arriva... In questi momenti è normale che tu sfoghi molte teorie, molte idee, molti concept, anche perché ti trovi davanti a qualcosa che anche insieme a me abbiamo discusso essere una popolazione la quale, come ha detto persino Chester, colui il quale ti ha invitato l'ultima volta, ti ha... proprio suggerito è colpa loro, they brought it upon themselves, no? Lui ti dice proprio, loro hanno tutta la colpa di questo abisso che si è liberato sulla loro terra. Sì, sì. E probabilmente, grazie al fatto che hai trovato questi stregoni, queste magie oscure, è perfetto presupporre e comprendere come effettivamente loro abbiano studiato qualcosa di oscuro, abbiano sfruttato quella che potrebbe essere appunto la sostanza, la materia, l'espandersi dell'abisso e la sua genesi per farci qualcosa, certo. Per sfuggirgli. Cioè, certo, esatto. Certo. Chissà, magari era un'altra delle macchinazioni del Senza Scaglie, l'ennesimo tentativo di trovare questa immortalità nell'abisso, nell'umanità. Infatti del Senza Scaglie ne avremo sicuramente modo di parlare assolutamente. Infatti l'ordine degli eventi è perfetto, perché dopo aver esplorato Olasil arriverai e insieme faremo una bella discussione sul Senza Scaglie a questo luogo. Chi è Manus? E soprattutto come Kath è riuscito a convincere Manus? Non aveva la fine dell'era del fuoco come deterrente al tempo, no? Noi siamo facilmente convincibili. Questo mondo sta finendo, no? Che speranze abbiamo se non provarci? Giusto. E dall'altra parte, nel pieno della gloria dell'era del fuoco, dire ehi, perché non cambi sponda, perché non vai verso l'oscurità, non deve essere semplice. E mi chiedo se visto che lui, no, ha detto pur essendo un umano puoi prendere questo arco, no, mi chiedo se non esistesse già all'epoca una sorta di razzismo nei confronti degli umani da parte dei giganti e possa essere questa la miccia che ha acceso tutto. E tu lo sai che hai appena tirato fuori dal cappello del flusso di coscienza in maniera molto implicita una delle più anziane teorie. E ormai quasi quasi storiche teorie di Dark Souls, ossia il fatto che dopo tutto Gaff non sia affatto cieco, ma per colpa di quel razzismo qualcuno tanto tempo fa gli ha coperto l'elmo con della cera e lui non se n'è mai accorto.
È una teoria che girava, anche perché poi vedrai la descrizione della sua armatura, dice proprio che il suo elmo è coperto di cera. Quindi perché dare questa informazione? Allora hanno cominciato a pensare del bla bla bla, chissà, sbiribisbaraba. Sì. No, vabbè, ma in questo caso si riferisce al fatto che un umano non può impugnare un arco alto 100 metri. No, beh, sì, certo, vabbè, grazie al cazzo. Però il modo in cui tutte le persone non umane, ok, ci hanno chiamato umani, mi sì. ha lasciato percepire che la divisione non mi sembra essere solamente di gameplay, ma è anche percepita da questi personaggi. Mm-hmm. Leggiamo l'arco. Vai. Sei sempre stato chiamato non morto. Poche volte ti hanno chiamato umano. Esatto, Ferdi. Quando lo hanno fatto persone molto grandi. Ecco perché. Arco potente usato da Gaff l'Occhio di Falco, uno dei quattro cavalieri di Lord Gwyn. È ancora più grande degli archi usati dai leggendari ammazzadraghi. Solo il loro capo è abbastanza forte da maneggiarlo. E quindi se io lo prendo cosa succede? Si rimpicciolisce? Beh, sì. Ah, ok. Quello succede, diciamo. Quello purtroppo succede, ma... Effettivamente ti dirò che, salvo piccole eccezioni... Dark sì. Souls è molto attento al concetto di duplicazione di oggetti, cioè non è qualcosa che accade. Certo. Hai mutato il pad? Ora sì, l'avevo ecco. mutato, ma dopo il reset ogni tanto assassino... sentivo una okay, voce, okay, era dal mio pad. E ti dirò, si può fare la soluzione finale togliendo il volume al controller. Ora ti forzo ad andare esplorando dal nostro vendor di armature, visto che hai tante anime, mm-hmm. di potenziarti col teletrasporto definitivamente la mano della piromanzia. Ok. E da quel momento in poi potrai livellare. Quindi ritorno da Aquilana? Ritorni da Aquilana, torni dal negozietto e poi ti riteletrasporti al baratro dell'abisso. Certo. Ci siamo, questa sarà una live molto speciale. Lo è già. No, io sto cercando di mettere insieme, ragazzi. Lo so. Se mi vedete brain laggare è perché se facciamo tante teorie ma poi non mettiamo insieme i pezzi non serve a nulla. Dobbiamo invece mettere insieme i pezzi. Dove cazzo sto andando? E mettere insieme i pezzi non è assolutamente easy, non è assolutamente semplice. No, infatti. Ma allo stesso tempo bisogna fare questo tentativo... Secondo me la chiave del discorso è e rimane un dualismo imperfetto nel quale non c'è A se c'è B e viceversa. E questo crea tutto. Una dicrasia fra poteri, fra persone appartenenti a diversi tipi di poteri per l'appunto, no? E quindi queste forze li cambiano mentalmente e fisicamente. Ah, mi sa che devi andare via, però tu. No, non posso faloare. No, ti hanno invaso. Si gode? Ti hanno proprio invaso. Maestro, perché guardo il suo schermo? Perché fa questo? Per offrirti un oggetto speciale. Ok. Ma questo è qualcosa che vedrai nel tuo schermo e sarà molto meno banale e più chiccoso di quanto non sospetti. Allora, dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo prima da Aquilana, che è, non me lo dire, figlia del caos. Bravissimo. Figlia del caos. Mannaggia che rosicata, ogni volta che mi teletrasporto qua vedo il tizio che ho ucciso incautamente, quanto ero inesperto e stupido, maestro. Ma che bel percorso, eh? Sì, grandissimo percorso, ma quanto ero inetto, mamma mia. Ah, maestro, mi fa dolore vedere Gaff ucciso in questo modo, ma so che non potrà resistere alla sua saggia lama. Se lo merita, tra l'altro.
È un personaggio solamente positivo, Gaff. Esatto. Andiamo. Mi rifarò nel New Game Plus, avete ragione. Ah sì, nel bene e nel male. Nel bene e nel male. Perché ucciderai ciò che hai lasciato qua in vita e lascerai in vita ciò che hai ucciso qua. Giusto. Ah, il New Game Plus è una cosa affascinante che ti farà vivere momenti speciali. Non è soltanto il level design rivisto, certo, sotto un profilo più esperto, ma appunto quando tutto è più rapido, veloce e magico. Il tempo al tempo. Gaff. Gaff, gaff, gaff. Bene. Andiamo da qui, Lana, e offriamole il nostro amore. No, aspetta, facciamo cazzate, no. Mo stavo pensando skippa, ma ci manca solo che mi ammazzino qui, Lana. Però, poi... guarda, se vogliamo fare bene una quest... Sì, devo far ammazzare Quilana? No. Okay. Dobbiamo fare una quest molto difficile da compiere in blind run. Sì. Ti consiglio. Resisti ancora un po' da livellare. Avrai bisogno di tante anime. Non c'è problema. Okay. Oh, ma avete rotto il cazzo. Ma che palle. ora muoio. Mi sto talmente tanto sottovalutando che ora muoio. È il classico di Dark Souls iniziare a sottovalutarlo e essere puniti. Attenzione a Zanzaropoli. Qua la vita a Zanzaropoli è un gran ballo. Prendi un sasso in testa. Porca troia. Storie di zanzare e di escrementi alle porte di Aizalit. Ogni giorno c'è una nuova hitbox. Misteriosa, porca troia. Ok, molto misteriosa effettivamente. Ok, andiamo a evolvere. L'evolvello di qua. Sì, fiamma della piromanzia. E questa qui più grande. Fino a quanto arriva? Fino al più 5. 40.000 l'ultimo livello. Ush. Ora hai un'arma più 20. Si gode. No, non diventerò vuoto, amore mio. È giusto, ha ragione Frigo in chat. Sono Dusktail. Sono Dusktail. No. La Sil. Dusktail. La Sil. Perfetta. Sono Dusktail. La Sil. Quante ossa del ritorno hai? Si posso usarla effettivamente, hai ragione. No, cioè, ormai ci sei, però. Ah, ok. Ne ho tipo 22. Ah, ok, allora a posto. Allora a posto. Dovevo parlare con Quilana? Sì. Dai, a questo punto compra anche tutto quello che ha. Vabbè, ma non è... Vabbè, non adesso, fare. Dici? Okay, le cose importanti davvero te le ha dette. Ok. Allora. Saido, perché la tua ragazza Quilana vive in quella misera palude? Innanzitutto è Firenze, non sai. Mi lanciavo le piromanzie a terra. Perché... Prego, parlavo con la chat. Ah, ok. No, dicevo che Quilana è poverina, sta qui, ma vuole stare accanto al baratro di sua madre, quindi ci sta. Ok, teletrasport. E andiamo a Santuario. Firelinco. Sì. Yep, Firelinco, esatto. Firelinco. Ragazzi, scusatemi se mi stropiccio l'occhio, ma ogni tanto, purtroppo l'occhio mi si secca a caso. Ho un po' di problemi da anni e ora sta succedendo e quindi sono mezzo rincoglionito. Ok. Mamma mia, che belli i nostri problemi che ogni tanto rari succedono. Sì, ognuno ha lo... Mamma mia, che nostalgia di questo posto già, ogni volta. È già. Attenzione alle Dusktail. Oh mio Dio, sono caduto. Ho fatto i peggio salti e ora muoio qui. Ma ci sta. Ragazzi, se cado un'altra volta è finita. Non prendo neanche... 100.000 anni.
Non prendo neanche le anime, ragazzi, adesso, perché non me le merito. No, fermo! No, sono troppe! Bene. Le prendo, le prendo. Poi a questo punto ci manca da capire se è successo qualcosa al baratro. Esatto. Quello lì pieno proprio di oscurità. Sicuramente sì, perché non mi vai a citare Manus e poi non esiste. Sì, diciamo che questo Manus potrebbe essere o il boss in fondo oppure una vittima del boss in fondo. Sì. Mio Dio. Il tizio delle bombe non lo volevo ammazzare, però mi stava rendendo veramente la vita complessa. Ok, allora, compriamo la sua armatura anche? Guarda, tu guarda cosa vende. Allora, esplora. Vende... Oddio, l'armatura di Artorias. esatto. Tutta. Certo, certo, certo. E poi le altre le abbiamo lette tutte. Ti manca qualche anima. Già. Vabbè, vediamo se riesco a usare gli oggettini. Stai zitto, stai zitto. Lui è proprio un bastardo. Mi segue silenzioso nell'ombra e depreda i morti. E poi me li rivende. Anime Knight. Andiamo. Anima di un eroe. Dovrebbe bastarne una. Ok, fantastico. Sì. E andiamo. Oh, gambale di Artorias. Ragazzi, io spero di non andare in fat roll o in mid roll, perché ho bisogno di avere quell'armatura addosso. Cioè, è proprio lore. Almeno parte, cazzo. La leggiamo però prima, eh. Ne leggiamo tutti i pezzi. Certo. Armatura di Artorias, il camminatore degli abissi. Uno dei quattro cavalieri di Lord Gwyn. La morte di Artorias si evince dalla presenza della corrosiva oscurità dell'abisso. Il mantello azzurro è solo un'ombra del nobile simbolo di gloria che era un tempo. Tra l'altro avevano anche i colori matched lui e Ciaran. Erano entrambi blu, no? A questo punto leggiamo anche i guanti. Stessa cosa. Semplicemente ha compromesso l'oscurità dell'abisso, ha compromesso le proprietà difensive di questi guanti. Se non altro a livello biologico, possiamo immaginare che l'abisso corrompa il metallo. Ok? Cioè a livello proprio biologico, l'umanità corrompe il metallo, il che è strano. È una sorta di materiale che fa degenerare le cose, però è anche la culla di una vita, quindi... Sì, è davvero. È davvero, Michele, come se si trattasse dello spazio. Ok, cioè se io prendo un essere umano non vestito da astronauta e lo butto nello spazio, cosa succede? Senza ossigeno, senza niente, esplode, detona, muore, no? E secondo me non è tanto diverso, l'umanità è un po' lo spazio, secondo me, ok? Sì, chimico, perdonatemi, avete ragione. Vediamo se sono già in rollino pazzo, ma penso di sì, ovviamente. E non ho l'anello di Eivol, sì, ce l'ho. Porca ce l'hai, gloria. Anzi, tu non puoi avere più bonus di così. Perché hai anche quello del favore, che è incredibilmente alto come bonus alla destrezza. E come faccio? Devi fare un mixed set o accontentarti. Se mi tolgo lo scudo? Ah, certo, visto che lo usi poco, va benissimo, è un'ottima idea. Ush. Rinuncio allo scudo, ragazzi, Artorias non ce l'aveva. Via anche la lanterna. Vediamo se riesco a mettermi anche i gambali di Artorias. Non è la lama del Lord, ecco qua. Sì, compromesso le proprietà difensive di questi gambali, quindi stessa identica cosa. Vediamo, ma secondo me... E invece no, senza scudo si va, Senza scudo si ottimo. Vola. Il scudo pesa, cioè è lo scudo dei Cavalieri Neri, eh? Prenderò uno scudo meno buono. Vediamo cosa posso permettermi. E l'elmo di Artorias dov'è? Non lo trovo. L'avrò skippato di sicuro. Eccolo qua. La morte di Artorias si evince bla bla bla. Ok, il pennacchio azzurro è solo un'ombra del nobile simbolo di gloria che era un tempo. Vediamo se riesco a mettere. Ah, però...
mettere l'elmo mi toglie quel bel buff. Quello non lo vorrei perdere. Dell'energia. Tienilo, tienilo. No, va bene così. Facciamo senza scudo, vediamo se riesco a mettermi uno scudo anche un pochino più merda. Tipo il cimiero, vediamo un po'. No. Non è così merda. Scudo del gargoyle. Niente. Scudo di legno. No, scudo grande di cuoio. Niente, neanche lo scudo di cuoio. Mi sa che no. Guarda il peso. Scudo non tondo. Puoi, non puoi. Niente. No, no. Proprio nulla. Sei neanche lo scudo incrinato. Niente, se manco lo scudo di legno, figurati. Scudo circolare. Aspetta, lo scudo circolare lo prende. Sì, perché pesa meno di uno, mi sa. Okay. No, non è vero. No, non è vero. Perché prima mi ha fatto... No. Ah, perché non ce l'avevo in mano. Perché si deve aggiornare un momento. Perché si deve aggiornare un momento. Ah, ok, ok, momento. No, ok. Niente. Dai, niente. Dai. Va bene così. Hai fatto una bella scelta. Ora... Ci siamo. Usi il osso del ritorno. Aspetti, maestro. Okay. Devo fare una prova. Okay. Mi dia un secondo. Ok. Certo. Ah, sì, sì. È lo stesso. Puoi farlo. Il Perry puoi farlo. No, scusami. No, non volevo. Il Perry è alla stessa finestra, quindi... Ok, ok, aspetta. Sì, sì, certo, certo. Sì, ok. A posto. Si può giocare. Yeah. Si può giocare serenamente. Però a sto punto, allora, facciamo così. La mettiamo di qua, la fiamma della piromanzia. Oh. Attento che però con quella non puoi parriare, eh. Ah! Fuck, no. Allora, niente, cambio idea. No, no, la puoi mettere, però devi disattivarla ogni tanto. E la mano quella lì oscura? La non credo possa fare parry. Non può fare parry? Mettilo sulla mano dello scudo, vediamo un po'. Poi prova. Non mi ricordo. Vediamo. Perché fa uno scudo la mano oscura, no? Sì, sì, è uno scudo anche estremamente utile. Perché ha delle buone difese e non pesa nulla. Non è stabile per niente, ma... Vediamo. Vediamo. Eccola qua. È uno scudo. E si perria. Ah, perfetto, allora è la cosa... E si rolla, si gode. Bene. Bella lì. Ah, quindi tu stai facendo anche... Questo è... Uno spettro oscuro, ma anche Artorias. Lei, perché sì. Tu sei uno spettro oscuro e anche Artorias. Tu sei con Calamith per spegnere la fiamma. Esatto, perfetto. E hai la mano oscura. È tutta lore. La mano oscura, questa è una cosa di lore bellissima che hai fatto, ha il 50% di difesa su tutti gli elementi, quindi bello. È ottima. Praticamente, ragazzi, è Artorias che ha dominato l'abisso. E infatti anche nella storia è così. È tutto perfetto, ragazzi, è tutto perfetto. Vai, guardate, questa è la final form di Firenzo. Ci siamo, meravigliosa. Ricordatevi, era uno stronzo delle paludi che non sapeva neanche chi fosse. Esatto. E ora? Guardate che roba. Forse è 80. È 80%, guarda un po'. Controllo. Guarda un po' le difese dello scudo. Controllo subito. L'ho sottovalutato. 80. Sì, 80. E 30 di stabilità. Tantissimo. Oh, bene. Sì, no, la stabilità è 0, però è fantastico. E guardate, ragazzi, questa è anche la sua nuova mossa, ok? È tipo un genjutsu. Oltre a essere uno scudo, guardate, adesso, avendo un collegamento con l'abisso, può distorcere la realtà attorno a sé per un breve radius, come potete vedere. E questa è la nuova mossa firenzica, ok? Ricordatevi, c'è questa e c'è questa. No, aspettate, ho sbagliato. Dicevo, c'è questa. E poi c'è... Ho renicato la mossa, ok? La mossa dell'abisso si chiama girandola dell'abisso, ok? Perché è la mia sconfitta più disdicevole, unita sì. Al mio achievement più grande. Esatto, ok? Esatto, quindi è la girandola dell'abisso. Ok? Boom. Yes, capolavoro di evoluzione finale proprio nell'ultima parte dell'avventura. Bene. Perfection. Mi teletrasporto, vai. Maestro. Sì, fallo. E ovviamente ho anche la maschera di girandola, quindi tutto torna. Top. Sotterraneo della città di Ulassil. Sotterraneo. Era lì. Trovato. Ora preparati perché tutto arriva a questo. Diventa umano, sei nel baratro dell'abisso con me.
Non serve umanità, ne hai già 17. Ah, giusto, giusto, hai ragione. Vediamo quanto equilibrio ho, ma certo. Ve lo dico subito. 31, quanto è? Ottimo! È ottimo? No, però, è però non è zero. Ok, prima avevo zero. Sì, più o meno sì. Maestro, vai. Io la invoco. Lei sappi è il mio patto con l'abisso. Avrai tanto da vedere, tanto da raccogliere, molto da affrontare. Mm-hmm. Questa è una delle cose più importanti che farai. Oh no, Soler Merdone mi ha invaso. Ci ha invaso, credo. Ah no, non mi, ha, mi sa che non ha funzionato perché ti stava invadendo il natto e l'ha scoppiato. Ci riprovo. Ci riproviamo. Vieni, Soler Merdone. No, evocazione fallita. Evocazione fallita. Soler Merdone, muoviti. Esatto. Vieni, dobbiamo combattiamo. Avanzare. Dobbiamo scoprire, esatto. Esatto. Soler? 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 Ah, se ne va. No, non senza le tue anime. No. Si è buttato. Grazie dei doni li raccoglierà il maestro, Soler. Esatto, bravissimo. Ottimo. Non era poi così un merdone, Soler. È stato molto gentile e decisamente non grazie, merdone. Soler. Esatto. Non vedo più il tuo segno. Ah no? Provo a rimetterlo allora, aspetta. Lo metto qua accanto alla stalagmite, aspetta. Sì. Ok. Diamogli ecco. Tempo. Ammazza. È instant proprio, mamma mia. Ammazza. Questa è la nostra connessione insieme. Esatto, esatto. Maestro, io la invoco. Guardi, con un gesto di profonda stima, io le chiedo di presentarsi dinanzi a me. Ora immagino che mentre appaio... Guardi, guardi. Mi inchino a lei e al suo potere. Che ecco, meraviglia. Mi inchino. No, ho sbagliato. Va benissimo, fammi raccogliere. Allora, vediamo un po'. Ah, oh, che gentile. In realtà anche l'altro ragazzo me l'ha dato. Allora, ascolta, questi sono per te. Avresti potuto dropparli. Quindi, grazie alla community, te li dono. E puoi leggerli. Vi ringrazio. Testa rigonfia. E testa di stregone rigonfia. Sì, quindi sono popolani e stregoni, addirittura soldati semplici, chissà. Sì. Vediamo. Ecco qua. La testa di un abitante, ok, popolani, di Olasil, trasformatosi in una creatura disumana dopo essere stato corrotto da Manus, padre dell'abisso. Padre dell'abisso vuol dire che l'ha generato lui, ok? Eh sì. E i quattro re devono avere in qualche modo emulato Manus, ok? Manus quindi deve essere stato, secondo me, faccio teorie, il più grande stregone di Olasil e per questo avvicinato da Kath, che gli ha detto, ehi, perché non facciamo questa cosa? Tu hai il potere della luce, ma sai che può divenire anche ombra? Fa ridere però che si parli di creatura disumana per l'abisso che in realtà dovrebbe essere il ricettacolo dell'umanità. Quindi esatto, come mai vero. Proprio... diciamo un potere del genere crea creature disumane, perdonate il gioco di parole, non ha senso. Lungo le spaccature della testa rigonfia dura all'esterno e densa di mucose all'interno sono allineati innumerevoli bulbi oculari rossi. Nessuna persona sana di mente oserebbe indossarla. Quindi è proprio un overflow vitale. Eh sì, un overflow di tanti umanità. Occhi, no? Cioè, ok, allora ha senso, è disumana in quanto è fin troppo umana. Cioè è un overflow di umanità e quindi ti rende un insieme di uomini. È come se tu divenissi 10, 20, 30, 100 uomini in un solo corpo.
La testa di un abitante di Ulassil trasformatosi in una creatura disumana dopo essere stato corrotto da Manus. Lungo le spaccature della testa rigonfia, ok, stessa cosa. Mm-hmm. A giudicare però dal flebile incantesimo è probabile che appartenesse ad, ok, a uno stregone. Ok. Quindi esporsi troppo all'umanità fa mutare. Ora ne abbiamo la conferma al 100.000%. Sì. Continuo a credere che quel drago Calamith non fosse con quei poteri e con quelle fattezze in origine. Magari anch'io. Proprio le altre due ali che, di cui tu parlavi le ha perse. D'altronde, pensaci, quello che tu hai letto adesso parla di bulbi oculari rossi e lui aveva un occhio rosso. Quindi... Già, già, arancione, ma insomma. Sì, però insomma si potrebbe creare una connessione volendo. Bene, andiamo. Sì, sì, è vero, Ferdi, quattro re non stavano mica una favola, certo. Baratro dell'abisso. Nemico avanti. Eccoli, eccoli. Guarda nell'oscurità, gli occhi rossi li vedi? Sì, certo. No, maestro. Non si faccia colpire da queste vili creature. Ok. Girandola dell'abisso! Non colpisce. Oh mio Dio, mi stavano quasi per ammazzare. C'è uno stregone che mi ha colpito? Sì. Ah, ecco. Io mi curerei, eh. Sì, sì. Lo sto facendo, hai, maestro. Hai tipo 4 HP. Aia. Slainato. Perla oscura. Oh mio Dio, leggiamola subito. Perla oscura, l'ennesimo incantesimo, signori miei. Sì. Stregoneria dell'abisso scoperta da uno stregone di Ulassil sull'orlo della follia. Lancia una serie di globi oscuri. A differenza delle comuni stregonerie, le stregonerie dell'abisso sono poderose e infliggono danni fisici. Ok, ok, ok. Forse l'anima umana ha una... Questa è nuova. Una maggiore densità spirituale. Quindi l'anima umana e quindi l'umanità è più densa delle anime. Eh sì, questo è un modo anche per farti arrivare a intuire che l'umanità, cioè quell'anima umana è diversa dalle altre. È melma. Uno è fuoco e l'altro è melma, è petrolio. Visto che alimenta il fuoco, no? È melma. È melma, forse non so, qui From Software, Miyazaki voleva in qualche modo mimare il mare, fonte della vita della terra, no? Comunque addirittura magari anche un'evangeliana placenta, chissà. No? Però è... Sì, sì. È melmosa in qualche modo l'oscurità, mentre il fuoco no. Esatto, anche un po' Death Stranding volendo, sì. Anche un po' Death Stranding volendo. Ecco, visto che mi citate Death Stranding, per me la Age of Man è il Death Stranding di Lordran. E ci sta da morire. Ok. Cioè, sì. Cioè vai, noi se gloria. Facessimo il gioco di Cath, e probabilmente ormai lo faremo, creeremo il Death Stranding di Lordran. Catrame, bravi, bravi, catrame. Ah sì, io non ti guido. Flora, tu libero. Tra l'altro, chimicamente parlando, qui professo la mia ignoranza, collegamento tra catrame e fuoco, credo proprio se ne possa trovare. Non saprei neanche io dirtelo, però penso di sì, onestamente. Di impulso da casual, sì. Cath trame, scrivono in chat, ovviamente. Mi scusi, maestro, continuo un attimo a girare perché non capisco bene com'è fatta questa mappa, ma credo che qui è da dove siamo venuti. Esatto. Ok, a posto. Non voglio perdermi nulla ed essendo una mappa buia... Non voglio tu perda nulla. Il catrame è infiammabile, sì, 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 sì. E quindi perché no? Appunto, l'anima è la fiamma, il combustibile è l'umanità. E infatti quando umanità e anime si incontrano nasce la vita in qualche modo.
benché la vita sia portata dalla fiamma, ma magari è solo in maniera indiretta. Salve. Ah, giustamente qui non mi difendo più come un tempo. No, per niente. Va bene, torniamo al solo... al solo spadone, tanto l'ho sempre usata così, nella maggior parte dei casi. Qui ancora oscurità, non si vede niente. No, è buio totale. Ci stiamo avvicinando a Manus. Le umanità! Le umanità! Eccoci. Ci sei. Eccoci qua. Eccoci qua. Oddio. Oddio, ma cosa sono? Persone in attesa di nascere? Credo che siano agglomerati così densi di umanità da generare una forma... Sì, però... Questa forma poi cosa diventa? Coloro che from Dark They Came? Secondo me sì. Secondo me sì. Sì, 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 sì. Finalmente. Sei qui, le hai viste. E quindi le umanità gemelle cosa sono? Due persone unite effettivamente fin dalla nascita, come i gemelli. Beh, chissà che comportamento avranno queste umanità. È tutto molto interessante, vedrai. Io e lei, maestro, potremmo essere delle umanità gemelle, volendo. Assolutamente sì. Maestro, la tentazione di avvicinarmi è tanta, ma se cado non torno più su. Sì, esatto, infatti la tentazione è pericolosa. Tu cammina, guardati intorno. Parlatemi, vi prego. Guarda quante cose ti circondano. Luci, nebbie. Si possono targettare! Sì. Mi dispiace, devo fare una prova. Fuoco e umanità. Cosa generano? Morte. No, di nuovo, ne ho bisogno di nuovo. Non ho visto una cosa e voglio vederla. Sono anche di varie dimensioni, quindi si sono agglomerati differenti. Esatto. Aspetti. Come pochissime anime. 10 anime. Quindi sono un puro concentrato di umanità con pochissimo elemento animoso. Sì, non è casuale. Tu guardati intorno. Ma allo stesso tempo non droppano umanità. C'è una foschia qua alla tua sinistra. Non sono aggressive. Sì, ora guardo, Sono un attimo veramente stregato. Ma è giusto, non distrarti. Fai tutto quello che vuoi. Sta arrivando. Mi fa danno solo passandomi attraverso. Non sono pronto forse ad avere conto. Però prendere le umanità non solo... Scusami. Ok, sei colpibile anche con la spada. Sì. Dicevo, purtroppo... Tu parlavi di agglomerato, infatti le umanità cercano di agglomerarsi a te. A noi, certo. Allo stesso tempo però... Mi viene da dire che... Oh mio Dio, occhio, oh mio Dio, ci lasci oh mio le Dio, penne, Dio. Oh mio Dio. No, no! Ok. Scusate, ero talmente tanto preso dallo studio che mi sentivo immortale in quel momento. Torno subito, maestro. Tu diventa umano e ci rivediamo. Forse non ho più umanità? Ah no, ce n'ho una. Ok, poi te ne passo. Dicevo, prendere umanità non mi fa male. Addirittura mi cura, qui volevo arrivare, ok? È vero. Quindi, quando però le umanità raggiungono una grandezza e quindi una fase di unione fra loro avanzata, cominciano ad avere volontà propria e sono loro a voler assorbire me e non il contrario. Quindi diciamo io ho controllo... Ok, credo di aver capito. Ho controllo sull'umanità fin tanto che la mia umanità è più grande di quella che cerco di controllare. Ok? Non so se ha senso, ma... Io spezzo un'umanità e la assorbo in quanto io sono il più grande. È un po' come Snake, ok? È un po' come... Uh-huh. Hai mai giocato a itch.io? L'ho visto, il serpente più grande può mangiare quello più piccolo, ma non viceversa.
molto simile al meccanismo, secondo me, sì. Molto. Beh, quelli non devi più combatterli, però se vuoi... Voglio fare un po' di expert. Ok, ok, ci sta, ci sta. Eccoci qua. D'altronde sono pericolosi, quindi è giusto... E si gode. Studiarseli. Ha lottato qualcosa? Titanite, buono. Adesso devo andare giù. Eccole lì le anime. Mentre dall'altra parte, ecco, queste umanità sono talmente tanto addensate che sono loro a voler consumare me. Chissà se si curano, esatto. Se mi toccano. Maestro, il dov'è il suo segno? Ah, adesso lo sto mettendo perché purtroppo sono stato... Cioè, purtroppo, oh mio Dio! Oh! Pensavo di essere morto. Ha fatto un rumore strano. Eh sì, questo è un incantesimo strano. Lo stregatto! Le umanità... No, non colpite lo stregatto! Ho bisogno di risposte! Metto il segno... Ah no, sono invaso, non posso mettere il segno. Oh mio Dio, quanto sono grandi queste! Gentile. Mi sarebbe piaciuto combattere, ma in effetti... Metto il invece segno. Le droppano le umanità, è come se le droppano. E come? Lo stregatto è scomparso, però. Della grotta in cui ti trovi. Anzi, sì. No, lo metto... Non evocarmi subito, però. Ok. Lo stregatto è scomparso. Sì. È andato solo più avanti. Non evocarmi subito. No, va bene. Ti osservo e poi... Aspetta, gatto. Dov'è? È ancora laggiù, lo vedi? Sì. Qui c'è una nebbia. Scorciatoio avanti. No, devo inseguire il gatto prima. Era lì. Prova attacco poderoso. Perché? No, la girandola dell'abisso non ha funzionato. Il gatto che ti parlava di Artorias a quanto è proprio lui. Oh diamine, è così imprecisa questa mossa. Che umanità incredibile. Allora, non c'è più niente qui. La nebbia era a causa dell'invasione, eh? Attenzione. Ah, ok. Per quello non volevo farmi evocare, perché tu non avessi questa nebbia. Ah, diamine. Però vediamo. Tuttavia, facciamo collezione delle informazioni che l'esplorazione ti ha donato. Ah, aspetta, adesso hai lui. Ok, vediamo che succede. Faccio vedere. Occhio. Se vuoi anche evocarmi, a questo punto fallo. Sono dall'altra parte, purtroppo. Qui, no? No, ero dietro di lui. Ah, giusto, giusto. Allora adesso lo superiamo. Facciamo un fischettino. No, via. No, ma perché lagga? No, questo è normale, perché purtroppo... Però no. Non puoi evocarmi, ignorami. Se ti fermi, ti fa backstab. Esatto. Gira l'angolo e prova a bere, ma attento che... No! Ci ho provato. Lo so, lo sai, fatto bene. Niente. Bella, Ho provato a buttarlo di sotto, capito? Però quello che hai fatto, quest'ultima cosa, è stata super smart. Ho provato, volevo buttarlo di sotto facendo il doppio giro. No, in realtà sei stato super smart, ma a questo punto non bisogna avere distrazione. Ah, ma io non ho più umanità, quindi non posso... Ah no, sì, ce n'ho una, fortunatamente. Ok, sì, quella che hai droppato. Sì. Così te le... Se no non avrei mai più potuto evocarti fino alla prossima umanità. Infatti, non dobbiamo assolutamente far sì che l'invasione ti abbia distratto da quello che è successo. Allora, tu hai trovato questo incantesimo. Sì, e quindi c'era una parete illusoria, probabilmente creata dallo stregatto, ok? Esatto, che in qualche modo, come fossero le briciole di Pollicino, ti stava quasi... facendo seguire il suo percorso. Sì. E a un certo punto è scomparso in una certa area. Ora proverò a skippare e morirò.
vero? Lo so già. No, è infatti è così, ragazzi. Niente. Vi chiedo scusa, bimbi, ma troppo frammentata così l'esperienza esplorativa. Per me diventa un problema. Non mi ricordo la strada. No, ma infatti, tra l'altro, lì non è necessario andare perché. Sì. Puoi sì, andare sì. Subito a destra. Adesso devo prima droppare un'umanità e poi evocarti. Ok. La dropperai con. Sì, con relativa facilità. Con facilità, esatto. Sì, qui sì. Qui sì. Allora. Tanto le anime chi se ne frega in realtà non erano un problema. Vediamo, forse devo andare qua. Esatto. Ecco. E poi di qua. Bravo, bravo, esatto. Continua. Sì, erano 17 umanità, ma va bene, dai. Ora qua devi buttarti a sinistra. Stai superando l'area in cui sei mai stato, Qua. Oh mio Dio. Con un pelino no, meno ma che di... cazzo. Sì, con un po' più di... Vabbè, di tanto occhi, non ho perso sì. Niente. No, non hai perso niente, non hai perso nulla. Allora. Sì, ma poi tra l'altro ha fatto tutto da sé, io non mi sono mosso. Sì, no, lo so, ma certo. Ha fatto... È andato. Assolutamente, no, quello... È standard. Esatto. Allora, dobbiamo far micchiare le umanità. Umanità. Allora, qua ti butti a sinistra prima di qua. Qua non ci sei mai stato, ripeto. Giusto. È che voglio droppare le umanità. Uccidile, vai. Uccidi le umanità. Oddio, quante sono? Tento, 200. Ma... Vi prego, droppate umanità. Vi prego. Attento che c'è anche l'incantatore cattivo, Però non penso che abbia range qui. Ho capito. Ottimo. Ah, cazzo, è arrivato Gianni qua. Madonna, che... che purga. Peccato che non te ne hanno droppata una, altrimenti era fatta. Già. Prova a metterti l'anello del serpente dorato. Ah, ok, che mi dà più robe. Però poi mi drollo. Sì, però... Peggio mi sento. Vale la pena. Meglio avere un'umanità che il midroll adesso. Cioè, che è il fast roll. Lucina, destra. Non andare verso gli occhi rossi. Ok. Ciao. Sono in effetti, come mi dicono, posso farti mettere io il segno, ti evoco e ti passo l'umanità, è vero, avete ragione. Allora, sopravvive. Sì, aspetta, è che a questo punto, capito, per me è una sfida droppare sta cazzo di umanità. Cioè, devo dare un senso all'essere morto nell'invasione, capito? Lo capisco. Però non hai messo l'anello, mi sa. No. Tanto le stai uccidendo, perché... Madonna mia. Sono pericolose, sì, ti assorbono. Sì. Tra l'altro come i quattro re. Ah, quello piccolino è passato, lol. No. Ecco, ottima idea. Niente. Ora mi metto l'anello, dai. Vabbè, tanto... Sì. Eccolo. Vediamo. Adesso ci buttiamo. È di qua. Sì. Fantastico. Vediamo. Tu fatti evocare, che poi comunque le ucciderai. Tanto non potresti evocarmi adesso. Metti un segno rosso. Come si mette il segno? È l'oggetto, la... Pietra bianca. Esattamente, la pietra per mettere, perfetto. Allora. Con che velocità! Ok. No, ragazzi, allora, di nuovo, questa polemica in chat. Non ve la prendete con l'invasore, perché ci stanno le invasioni. Proprio per questo, non ve la prendete se...
mi girano i coglioni alla cioè sto cercando di esplorarmi, di esplorare, non ci riesco perché vengo interrotto, mi gira il cazzo, è normale, l'invasione viene fatta per farmi girare i coglioni, mi girano i coglioni, funziona, bella, cioè non è che è finito il mondo, adesso tutto come tranquilli. Prima. Tranquilli. Adesso è ovvio che c'è l'aspettativa viola... di cosa deve vedere, sì, ora usi non quello viola speciale, ma quello nero. Quello nero, ok. Che sta in cima, sì, lo trovi. Eccolo. Giù, no, sì, vai. Ah, eccolo, separazione. Esatto. Perfection. Bella. E ricordati quello che ti ho detto. La creatura che hai visto affronta la mappa che hai davanti. Aspetta, l'anello. Vuoi? Ok. La Heivolanza, sì. No humanity. Allora, per prima cosa direi di andare dove c'era la nebbia lì. Infatti. Attenzione, c'è un ascensore. Ulassiliano. Devo controllare eventuali pareti illusorie. Il gameplay mi sta insegnando che ce ne sono, quindi... Qui sì, evidentemente qualcosa qua di magico c'è. Dove sto andando? Oh mamma, è velocissimo. È velocissimo, vero? Quindi sono salito tantissimo. Potrei essere tornato da Artorias, eh? E infatti guarda che siamo a Radice Oscura. Cioè, al santuario. Bosco Reale. Siamo tornati esattamente da Artorias. Esatto. Shortcut della Madonna. Minchia. Siamo tornati esattamente da Artorias. Puoi arrivare all'abisso. Esatto. Buono. Quindi la nebbia serviva solo a questo. Ora riprendi quello che stavi facendo prima, che era molto interessante. Hai visto una parete illusoria e stavi giustamente ponendo una certa attenzione alla cosa. L'invasore forse non ti ha fatto vedere il percorso che ti ha portato qui, ma... Il percorso che mi ha portato qui è stato lo stregatto che ha continuato a teletrasportarsi. Poi dopo non so dove sia sparito. Ha smesso di farlo, è vero. Ha smesso di farlo, vediamo. Questa è la scorciatoia e va bene. Questa... Ma non penso che mi stesse guidando verso la scorciatoia. Vediamo di qua. Non è più visibile qui, quindi forse è scomparso prima. Lo vedo. Devo ritrovarlo sicuramente. Cioè, mi chiedeva di seguirlo. Ma dov'è? Vero. Non sembra essere qui. Forse è davvero comparso sopra? No, sopra sicuramente no, perché c'era... Cioè, non ti farebbe apparire un'altra mappa, però... Allora, rifacciamolo da qui. Cerchiamo di comprendere dove e come. Allora, io qui, visto che ti sto suggerendo che c'è un segreto, ti dirò. Quello che ti ha fatto spostare la telecamera è stata l'invasione, quindi ti sto aiutando e ti aiuterò. Però tu continua. Se non ci fosse stata l'invasione non avrei fatto o detto niente. Però visto che c'è stata e la telecamera è impazzita e non hai visto che cosa ha fatto lo stregatto, diciamo, Alvina, Allora, io sono entrato qua, lo stregatto è andato avanti. E ha fatto un teleport, due teleport. Dopodiché deve essere sparito. Ma se è sparito di nuovo vuol dire che c'è un'altra parete illusoria che io non sto trovando. Ah, è qui da qualche parte, ragazzi, lo troverò. Infatti, bastava usare i messaggi. Cos'è?
Quilan, aiutami tu. Diamine, neanche la tua piromanzia massima riesce a one-shottare queste cose. Cosa cazzo è quella roba? Non è troppo dissimile dalla situazione di della strega di Aizalith. Ma è un lupo! È Sif! Come può essere Sif qui? Ah, beh, certo che può, perché siamo nel passato. No. No, 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 no! Non vi avvicinate! Ehi. Come posso aiutarti? No! Scudo grande purificatore. Era lo scudo di Artorias. Cosa ti è successo? Era sigillato? Era sigillato e protetto da un incantesimo evidentemente castato su quello scudo. Sì. Quindi Artorias, prima di andare via, ha cercato di proteggerlo. Motivo lasciando per il... lo scudo. Motivo per il quale Sif poi è tornato su ed è rimasto e lì infatti, per sempre. Ora, se tu pensi a come combatteva Artorias, aveva palesemente un braccio spezzato. È vero. È vero. Era gobbo quasi. Era gobbo e aveva un braccio a terra, sempre moscio. Esatto. E quindi lui ha dato un braccio per salvare Sif. Probabilmente si è difeso contro le creature dell'abisso e che gli hanno spezzato il braccio e ha lasciato il suo scudo qui. Infatti, ora effettivamente puoi leggere. Certo. Lo leggiamo subito. Scudo grande usato dal cavaliere Artorias che soccombette all'abisso. Artorias, sfregiato dall'abisso, utilizzò questo scudo per proteggere il suo compatriota Sif. Da allora lo scudo è fortemente indebolito, ma vanta ancora un'eccezionale difesa magica. Povero. Che storia triste. Ma vi vendicherò. Chiunque ci sia qui sotto merita solo le pene dell'inferno. Il fatto è, come farò? Come farò a concludere adesso il mio viaggio facendo il gioco di Kath? Se ormai non ne sono più convinto. Beh, dovrei prendere una decisione, perché... Ma si potrà? Beh, io ti dirò... Io in realtà non stavo parlando del gioco, stavo parlando... Devi prendere una decisione di mood, di personaggio, di giocatore. Quello che stai vedendo qui, non necessariamente, è... il mondo senza fiamma. Questo no, è il vero. Mondo in cui l'umanità ha perso il controllo e si è sfogata in maniera incontrollata, certo. Quasi appunto corrotta dalla curiosità dell'uomo che l'ha forzata. Sono d'accordo. E quindi qui però è finito adesso davvero, perché non penso ci fosse altro. Di là c'era il baratro. Beh, no, però potevi scendere in effetti, sì. Vedi, da qui dici? Sì, come sì, dove stavi scendendo prima. Sì, 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 sì. Eh sì, dovrai prendere nel tuo cuore una decisione. Se credere alla verità senza sentimento, senza fronzoli che ti ha raccontato Kath, o seguire la leggenda del non morto, il fuoco, mantenerlo acceso e però comunque quasi rendere ancora prolissa una realtà che hai visto non apprezzare affatto. Hai capito? Non funzionare. Allora, qui si sale, ma mi sa che si scende anche ulteriormente, quindi devo prendere una decisione. Vedi? Qui c'è un bivio. Si può continuare a scendere. Cosa che posso provare a fare. Eh beh. Ma si sale anche. Mm-hmm. Io ti sto specchiando i movimenti. Sì. Oh no, 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 oh! Dio! Sei scivolato! Non pensavo fosse così corto.
Però a questo punto possiamo evocarci. Giusto, perché ho un'umanità. Oh ah, yeah. Ne ho più di una. Io ne sto droppando come coriandoli intanto. Allora, la cosa più... Ah, aspetta, devo... Mi sa che sono stato... invaso. Vediamo se riesco a raggiungere il falò a piedi. Ok. Dove ti aspetto? A questo punto la cosa migliore è che cominci a scendere e mi aspetti, sì, al bivio sopra sotto. Ok. Continuiamo, ah, sotto, ecco, però. Esatto, sì, assolutamente, continuiamo sotto. Ok. Adesso rollatina tattica. E si gode. Bene. Adesso non ci dovrebbe essere niente. Ma c'è questo cosetto. Beh, vediamo, magari droppa un'umanità. Vieni qui. No, niente umanità. Sai cosa sembrano? Dimmi. Degli anal plug. Sei un... Io la poesia mi trovo incantato. È così, è però. Guarda. Mi trovo incantato dinanzi a cotanta. Sì, sì, sì. Oh no, c'è un invasore, maestro. Ah, che come, gioia. Sono già passati 10 minuti. Aspetti. Non so l'invasore cosa sta facendo. Tu hai già messo il segno? Appena posso. Ah, ok. Che non so da dove arriva Gianni. Eccolo qua. E io andrò prima, cavolo, a prendere le anime. L'area è effettivamente un'altra invasione così di seguito. Dinanzi al poter finire. Avremmo assolutamente finito l'avventura se non ci fossero. Via. Cavolacci. Via. Ehi, bella, questa volta ha funzionato. Fantastico. Niente. Let's go. Ovviamente. Ah, beh, vabbè. Niente, ragazzi, non ce l'ho fatta. Oggi non io ce l'ho fatta. Io ho visto cosa è successo. Aveva il calabrone. Ah, ma ok. Io sono morto con un pelo di umanità addosso. Ah, aspetta, devo umanizzarmi. Sono completamente scomparse le... Infatti mi devo girare prima di bere, così che praticamente io abbia un momento di tempo. Sì, 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 sì. Ma perché, ragazzi, non ho la testa sul PvP in questo momento? Sto pensando a mille altre cose. No, ma cavolo! Sto pensando a Ulasil, alle forme dell'umanità, bla 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 bla, e quindi sono super concentrato su quello. E non sto dando neanche il mio massimo. No, ma, non, ma guarda, la tua concentrazione dovrebbe veramente essere altrove, giustamente. No, vabbè, nel senso, non è una scusa. Meglio vincere che perdere. E se vincessi, perderei tempo, però... Parlo del fatto che è anche più difficile farlo. Sì. Allora. Torna pure... Ok, le anime tanto le avevo prese, quindi... Vediamo se riusciamo almeno ad avere il cliffhanger che speravo. Cioè, meglio, speravo di andare molto più avanti, ma il cliffhanger ci può essere. E sarà comunque molto affascinante, ti lascerà particolarmente preso. Sì, dove sei?
Adesso se tu ti butti dove hai trovato lo stregatto, in fondo alla grotta troverai il mio segno ed esploreremo le profondità che ti hanno sconfitto per lo slip. Quindi devo andare qui, no? Cioè devo andare nelle profondità? Ah, sei già lì! Ma... Sì, io sono già arrivato. Ok, allora aspetta, tu continua, io ci sono, arrivo. Sì, sì, ma in realtà io avevo paura di scendere qui perché pensavo che fosse un baratro, ma in realtà è un posto, quindi bella. Esatto. Cioè mi sono inferto una morte inutile. Ok, metto il segno. Ragazzi, purtroppo rispondo alla chat, non funziona così. Sia io che Michele abbiamo degli impegni, quindi non è che dobbiamo per forza arrivare in un punto. Noi alle 8:20 dobbiamo staccare, anche prima forse. Esatto. Quindi non funziona così. Potere, ma è proprio per questo che facciamo live così lunghe, che però devono purtroppo finire, anche perché appunto si finisce questa, io mi scarico in un'altra diretto come se fossi un liquido in un altro recipiente, esatto. Ragazzi. Oh my god. Ok. Aspetta, devo capire. Sono sceso da qua. E ho... Ok, dead end, perfetto. Di qua anche. Sì. Ok, quindi l'unica strada è effettivamente quella che stavamo facendo. E c'è un loot. Fiamma nera. E minchia, se non è importante questa, cosa è importante? Finalmente l'hai trovata. Fiamma nera. Questa è segretissima, tra l'altro. Una piromanzia dell'abisso, quindi esiste anche la piromanzia dell'abisso, scoperta da un piromante nelle terre di Ulassil, sarà Manus, consente di creare una grande fiamma nera nel palmo della mano. La fiamma nera ha una forza poderosa e infligge danni fisici in grado di superare la difesa degli scudi più potenti. Una fiamma che fa danno fisico. Sì, ma questa è... Con la tua piromanzia più 20 è fortissima? È immisurabile. Ok. Cioè, se la provi, dici... Però non la posso armonizzare adesso, mi serve... Non ancora, la prossima volta, ma ce l'hai. L'hai trovata ed è nascosta, perché la puoi trovare solo in questo percorso. Scendi. Esatto. Quindi, come ti dicevo, sono riuscito a intrecciare l'umanità con la fiamma. Quindi non era semplicemente una teoria, ma anche una pratica. Cioè, ce l'hanno fatta. Sì. Qualcuno qui ce l'ha fatta. Comunque, il suo fuoco è rimasto così corrotto da... Manus. Un Magrant! Prendiamolo. Ucciso. Bravo. Un'umanità. Bene. Questo è ciò che ti manca. Di nuovo... Aspetta. Umanopoli. Umanopoli. Qua la vita d'umanopoli è un gran fallo. Bisogna fare dei testi speciali. Attenzione. Lomino! Attenzione alle lomine. Lomine. Ciadometro quanto segna, eh? Ciadometro 10. Allora ti faccio vedere. No, aspetta. Trottola del circolo arci, guarda. Niente, non ho preso. Girandola della visto. No! Madonna, quanto danno mi hanno fatto. Ora cantiamo Daitarn dicendo Saidonia. Saido 3. Ok. Guarda quanta humanity. Guarda quanta... Com'è umano lei. Guardi com'è umano lei. Umanità gemelle, perché li abbiamo uccisi insieme, confermato. Se muori insieme, le umanità si uniscono. That's the point. È per forza così, ragazzi. È per forza così. Chissà quanti sacrifici hanno voluto fare in questo senso. Guarda come anche non nell'animazione lui consuma l'umanità, gli entra dentro. Tra l'altro il mio modello si è buggato da te, sono bellissimo, guarda. Con la sei fiamma del fuoco, sì, hai trovato il sole che cercava solare. Ci sta, ecco. La giusta skin del maestro, scusami. Sono d'accordo. Sei qui, sei un pelo blind, eh? Non si preoccupi, maestro. Un loot,
segreto. Altre umanità gemelle. Però è morto da solo. No, niente illusione. In qualche modo quindi è stato Artorias a creare la parete illusoria. O forse Artorias aiutato dal gatto, un po' come il fungo, no? Forse Artorias e aveva in amicizia la natura. Ti potrebbe anche far riflettere. Se Alvin era qui, vuol dire che comunque è una creatura dell'abisso. Certo, sì. Quindi forse Artorias ha fatto un patto con lei e lei lo ha protetto nascondendo la sua leggenda. Ha senso. Cioè lei ti ha mentito dicendo che non credeva alla leggenda, no? Lei ha visto la leggenda, esatto, questo te lo aspettavi. Cioè, ma lei era più vicina ad Artorias di quanto avresti mai immaginato. Certo, non era semplicemente una simpatizzante, lo ha protetto. Stiamo scendendo ancora, ragazzi. Cosa c'è qui? Un altro segreto che hai sgamato con estremo acume visivo e istinto esplorativo. Ehi, 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 ehi! Siamo a corto di Estus, maestro. Una nebbia! Lastra di titanite bianca, l'abbiamo già letta, maestro? Sì, 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 all'epoca sì. No! Perché si è buttato? È stato incauto, no? Io non farò questa strada. Devo vedere cosa c'è dall'altra parte. Perché c'erano due discese. Eccola, questa è l'altra. Ah, ok, è la stessa strada. Mi dispiace aver dubitato di te. Moremo sti serpentelli di Iappo, li annodo, madonna, li annodo. E poi gli dico, vaffanculo. Ok, mi sono sfogato, maestro, le chiedo scusa. Giusto, è giusto. Un altro loot. Umanità. No, anima di un eroe. Lianodo, madonna, Lianodo. Morte? Sento puzza di boss fight. Prova con colpo la testa. Forse nella creatura che troveremo all'interno. Beh, posso andare? Sì, ma ti faccio vedere una cosa simpatica. Certo. C'è qualcosa ancora più in profondità nel buio più totale. Guarda, occhi rossi. È vero. Però sembra un'unica cosa. Si muovono insieme quegli occhi. Si muovono insieme. Sarà come quindi l'umanità. Sono anche molto distanti, quindi è grossa. Secondo me sarà un abitante di Ulasil unito a tanti altri. Un agglomerato, giustamente. Se possono aggregarsi le umanità, possono farlo anche gli esseri che dall'umanità derivano, no? Questa nebbia è veramente gigantesca. Vado. Vediamo che c'è oltre. Boss fight, direi, c'è anche un... Manus! È la stessa mano che ti portò qui, ti ricordi? Sarà quella di Manus, sì. Mostrati. Sei tu? Guarda lì. E guarda anche il bastone. Un catalizzatore. Oh mamma mia. Beh, benvenuto. Manus, padre dell'abisso. Ehi. Basta. Questa è l'ultima missione che faccio per Artorias. Mamma mia, quanto è forte e veloce. Mi fa paura. Questo. Guarda, c'è un segno bianco nell'arena. Lo vedo. Sip. No, mori. Oddio, bevi. Cos'è quel segno? Devo provare a prenderlo, ma me lo deve anche lasciar fare lo stronzo. Non me lo lascia fare. Oddio, è Sif. Sono morto. C'è Sif, perché lo hai liberato. Ma sono morto. Mamma, quanto è forte. Sì. Mamma, quanto è forte. È la cosa più veloce che abbia mai visto. Beh, però guarda, è facilmente raggiungibile. Ora ti rivelerò proprio il trucco, diciamo. Sta a vedere, evocami e sta a vedere quanto dannatamente veloce arrivarci. Così che tu possa di nuovo provare la battaglia e
renderti conto che dopo tutto Calamet era un po' semplice rispetto a questo boss. Sì, sì, porca certo, miseria, io ho avvertito la sua aura. Sì, è velocissimo, è la cosa più veloce che abbia mai visto. Sì, questo è un boss. Devo ravvivare, ragazzi. È di una bellezza. Non puoi farlo adesso, però. Mi hai evocato. Ah, cazzo. Vabbè. Proverai. No, guarda, questa è una boss fight di una bellezza incredibile. È perfetto, però è veramente off the charts come difficoltà. Allora, seguimi. Sì. Tanto la strada la sai, ma ti assicuro che è super safe e veloce. Vieni. Sprinta come non ha mai sprintato Firenze prima. Va bene. Dicono tutti che sia fortissimo questo boss in chat. Preparati, perché non dicono il torto. Non dicono lo sbaglio, non mentono. Sì, 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 sì. Mi piace molto, esatto. Ma non dicono il torto, voglio che entri nella storia. Esatto, sì, esatto, quello vabbè, sono io non che intanto... Non dicono il torto. Sì. È andata. Esatto, ormai è nel vocabolario. No, ma Dio... Esatto. Vai. Sì, in questi casi magari c'è il roll preciso, usa l'umanità. 360 no scope mi ha fatto. Anzi, se sei confidente di recuperarle, usane 10, così massimizzi il danno dell'arma. Oddio, no, non sono così confidente di recuperarle. Vai nella nebbia. Hai visto quanto ci si mette poco? Sì, un cazzo. Vai. Sprintatina, Vet. Oh mio Dio, stavo per fare una cadutina, Vet. Una cadutina, Vet. Sì. Ok. Ricordati che puoi saltare. Schipperoni, non mi fa fare schipperoni. Dagli, aspetta, continua. Insisti. Sto insistendo, maestro. Allora, forse devo farlo anch'io. Forse è colpa del multiplayer. Ah, ok. Devo usare. Oh, ma che cazzo! Sì, mi spiace. Non sarà. Dov'è il fantasma? Ok, è lì. Madonna mia. È talmente grosso e confuso che sì, non capisco neanche. È più ordinato di quel che sembra, ma è una creatura talmente deforme e incredibile che prima di capire come si muove. Sif, è la nostra battaglia, ti prego. Non riesco a avere respiro, Sif. L'ho distratto. Grazie, Sif. Aia! Mamma mia! Di nuovo, mi colpirà. Ancora e ancora. Bello. Ho troppa paura. E faccio bene. So. Calli. Che mamma culo, mia. Così. Sono riuscito a dare mezza sippata decente. L'ho fatto adesso. E adesso lo facciamo no damage. Dai, andiamo. Bel danno gli hai fatto adesso. Cominciamo a prendere confidence. Dai. Girare intorno è la soluzione. Vicini e girare intorno. Lui è tanto disjointed. Però devo trovare il tempismo giusto. Guarda lì. E su questa cosa mi devo allontanare, secondo me. Sì. Vuoi provare a usare un'umanità? Sì, però non ce l'ho equipata. Lo so. Rip. Devo. Quanto abbiamo ancora? Un try, direi. Quando devi staccare? Sì. Tu? Secondo me, a seconda di quanto durano, uno o due try sono tranquillamente possibili. Allora, ravviviamo perché non l'ho affrontata seriamente. Sapevo di avere 5 Estus e sapevo che sarebbero state insufficienti. Quindi servono 20. A questo punto, vista la estrema difficoltà, ti direi non evocarmi, affrontalo sano. Ah, sei. Okay. Do your best. Però devo comunque tornare umano per ravvivare la fiamma. Questo sì, certo. Devo girargli intorno, sì.
No, vi vado in culo e porto 3, ragazzi. Cioè, ma proprio con la potenza di 1000 soli faccio quick exit. Ma proprio voi non avete idea del quick exit che faccio in questo momento. E poi mi strofino un po' il pad sulle palle, capito? Proprio in senso di goduria che il quick exit mi dona, ok? Voi non avete idea. Ti do l'unica cosa che ti dico su questa boss fight. È che per vincerla, anche se avrai l'aiuto di Sif, che è una cosa che se si decide di utilizzare è molto, molto utile perché ti distrae questa orda di aggressività costante, è che questa creatura, il padre dell'abisso, ti costringe a fare uso, tra virgolette costringe, ti porta a fare uso di tutto ciò che hai imparato a Ulassil. Sì. Quindi... Let's go. Ok. E ora sprintatina tattichella. Sprintatina tattichella. Oh yeah. Che poi manca ancora un pezzo comunque quando avremo finito il boss da esplorare. Tra virgolette, nel senso che è più un incrocio. Oh no. Serve, vabbè. Hai fatto di fare il giro, hai sbagliato strada. Ah, ok. Cioè adesso è allungata. Sì. Ok. Perché adesso devi scendere, tornare indietro, risalire e riscendere. Ora riscendi. Matchmaking fallito, quanto godo. Mamma mia. Qui sali. Ok. Esatto. Uccidi l'incantatore, già che ci sei quando devi incrociare qua. Così non ti può colpire mentre scendi. Boom. E qua scendi. Ah, ma ok, ma quindi in realtà non mancano strade. Mi sbagliavo io. Esatto. È un incrocio. Puoi fare qualche droppino, ma... Let's go. Si gode. Quindi, sì, puoi farlo. Sì. Al massimo uso una estussina, non sarà quella a fare la differenza. No. Bom, beh, allora, Sif va evocato per forza, tipo. Vai. Ora gli farai anche un bel po' più male, quindi... Full focus. Che cazzo stai, Sif? Ah, ok, ti vedo. Ti vedo, Sif, ti vedo. Wow, matchmaking fallito. Ok. Mantenere la distanza può non essere una cattiva idea. Madonna, scherzavo. Hai range infinito. Per sippare, ok, devo per sippare. Bello! Questo era un tempismo avanzato. Anche questo! Non male! Se ora Sif lo distrae, sei già un terzo. Un quarto di tempo. Sif, vedo per te! Guarda un po' che aggressività! Uffa! Ah! Questa mossa è fortissima, mamma mia! È una combo, sì. Devo fuggire. Devo sippare. Senza dargli le spalle, però. Però hai ragione. Cioè, o meglio, non con l'inquadratura almeno. Devo sippare. Perché se non conosci i suoni. Bravo, bravo. Gli hai fatto un sacco di danno. Mamma mia, quasi metà. Oddio, via. Sapevo che fosse una pioggia, me lo aspettavo. Questo chiamalo istinto del videogiocatore. Prendo le anime, lo taunto. Mostro di sottovalutarlo. Manus è una persona orgogliosa. D'altronde lo hai chiamato stregone, no? Sì. Ah, questa combo me la sono fatta rifare. Ah, devo imparare a evitarla. Sì, se mi colpisce la prima hit, importante. Non dargli le spalle così. Hai ragione. Ah, ok, Sif ti ha fatto prendere l'attenzione. Vai! Sei a metà HP. Quei cast oscuri. Ah!
No, Sif, no! Mamma mia, Sif ti sta salvando dal... da quell'incantesimo, è perfetto. Che roll, mamma, che roll pro è stato quello! Eh sì, hai visto quanti cast fa? Merda, merda, merda! Metà HP. Metà HP, dai, puoi farlo un'altra volta. E il cliffhanger sarà perfetto in entrambi i casi. La tua sconfitta sarà la carica che ti porterà a riflettere su come sconfiggerlo venerdì. Cos'è uno smurf? Smurf. L'ho sentito, ma non so cosa sia. Sicuramente quello che abbiamo visto accadere contro di te è uno snuff, ma non è uno smurf. No, hanno detto minchia, cioè, letto in chat, minchia se sai di uno smurf, un puffo. Ah, è un puffo! Ah, i puffi sono gli smurf! Ok, cioè nel senso che sono troppo piccolo? Ok, ok. Ah, non blind? Ah, ok. Ah, ok, non lo sapevo. Ah, smurf e non blind? Ok. Allora, prenditi pure tutto lo schermo. Ok, pure... giocatore con account secondario non blind. Ah, mamma mia, che non cosa... Non sapevo. Mamma, che ho imparato che... un nuovo termine. Anch'io. Ah, no, ma non serve diventare umani qua. Non mi serve niente. No, però togli pure il picture in picture. Ok. Fai il fight pulito, tanto che qua sono assente. Ma anche perché mi sembra bilanciatissima la fight. A voglia, solo che... è bilanciatissima, ma molto difficile. Ha qualche chicca come Sif, più di una. Però. No, intendo dire che senza di te è comunque bilanciata. Sì, 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 sì. Non sento il bisogno di avere il doppio della vita. Ma te l'ho detto che. Adesso mi butto di qua di nuovo. Di nuovo. Sì. Beh, qui passi dalle umanità, è un po' scomodino, ma. Sai che non sto riuscendo a memorizzare sta cazzo di strada? È più semplice di quello che sembra, ma... Vabbè, comunque. Sono arrivato in fondo. Vedila così. Ah, qua ci sta... Ah, no! Oh mio Dio, qua ci sta lo sniperino. Mo' m'ammazza. Sì, sì, ragazzi, m'ammazza sicuro. No, vabbè. Ma cioè, sì. C'è... Okay, un po' di RNG c'è. Un po' di RNG c'è. Ok, ok. Cammina. Non voglio perdere vita. Le Estus sono preziose. Sì, no, sì, no, 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 oh mio Dio. Ah, devo essere umano perché altrimenti Sif non viene evocato? Non saprei, sai? Vabbè, Sif purtroppo non lo evoco da tanto, quindi non... Vabbè, nel caso. La prossimo try. Niente, sta combo me la becco tutta. La combo sempre. Va studiacchiata. Diciamo che la devi riconoscere e sapertene allontanare. Appunto. Niente, try di merda questo. Vuol dire che puoi fare un altro perché ci hai messo poco. Ma perché non c'era Sif? Non stavo guardando, volevo Sif. Cioè, non voglio fare un try serio senza Sif. Però io effettivamente non ero umano e l'ho liberato. Non c'era il segno. Quindi devi essere umano, come se fosse un personaggio. Ecco, ecco. Ok. Ce l'ho, ce l'ho. Allora, vediamo se riesco a prendere la strada una buona volta. Adesso è tutto giusto, giusto? Sì. Per forza. Tutto giusto. Poi scendo di lato. Esatto. Ed eccomi qua. Giusto? Continuo di qua? Giusto. Continuo di qua. Poi vai verso destra, dove ci sarà l'incantatore a breve. Esatto.
Esatto, poi... schivi e vai giù perché sei già arrivato alla colonna. Ok. Attento all'incantesimo che è un po' dispettoso. Sì, è molto dispettoso. Minchia, Ultra Instinct. Non so se hai visto. Sì, sì, ma quello grazie era... Light Artorias che ha resettato le invasioni. Ok. Eccola! Ruggisce quando la fa. Esatto. E poi con il giusto ritmo puoi proprio schivarla anche aspetta, se aspetta, aspetta. Allontanandotene. Vai, vai. Shh. Concentrazione. Devo stare fermo e questo è il segreto. Ne fa due, bastardo. Meglio di niente. Via. Posso sippare. Questa diventa dalla combo che mi faceva male a quella che mi fa curare. Bene, è la finestra di cura quella. Ne fa tre. Perché, perché? Deve registrare il mio cervello. Cos'è, 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 cos'è? La pioggia. Si patina. Stai cavando molto bene. Questa come cazzo si evita? Questa è anche di logica sotto alcuni punti di vista come si evita, ma... vedrai. No, Sif. Non mollare. 2 3 4. Già. Ok. Porca okay. Troia. La finestra di cura è solo la combo. O Sif. O Sif, certo. Dai, ne devo approfittare. Fammi la combo adesso. No, non la fa. Ok, buono. Bella. Via. Via. No, ho voluto troppo. Volevo andargli alle spalle. Potevi, potevi. Semplicemente è stato un roll un po' sfortunato. Mena, mena, mena. Mena mena che Sif ti sta dando delle finestre della Madonna. Bel roll. Però poi sono 4 colpi. Ok. Levati, troppo poca stamina per stare sotto Manos. Okay. Madonna, ma alla OE okay, con okay. Qualunque cosa. Via. Quasi sconfitto, Lo vedo. Non essere sicuro di te al punto da essere sciocco, ma l'hai quasi sconfitto. Sì, qui Hint si può rullare lateralmente al tempo giusto, ma non, hai bisogno di esperienza che non hai. Vai adesso, tranquillo, sopravviverai. Sì, fai ancora in vita. Non lo so. Attento. Occhio agli incantesimi. Ahia, mi sa che... esatto. La mano ha un tempismo speciale, ma guarda, un decimo degli HP. Sei stato fantastico. Dai, allora... porca miseria. Se facciamo i saluti velocemente, puoi farne un ultimo. Vado. Ok. Ok. Sei stato così vicino alla vittoria. Non sei umano però, niente Sif. Dio. Dai, 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 lo stai combattendo con un apprendimento veramente rapido, è meraviglioso.
Ok. Allora, rapido, ma ci sono delle cose che non ho capito. Normale. Allora, credo che quella lì... il cerchio di magie è un po' alla Kingdom Hearts. Penso di dovermi spostare prima che si formi. Si forma magari nel punto in cui sono quando lui comincia a castarlo. Quindi forse devo scappare, perché non c'è un... L'indizio che ti posso dare è che... Se tu facessi, per esempio... fiamma nera, o comunque utilizzassi magie oscure su Manus, lo danneggeresti. Questo è l'unico indizio che ti posso dare per capire come schivare quell'incantesimo. No, perché mi sono buttato qua, scusatemi ragazzi, scusatemi. Vabbè, avrai meno problemi con l'incantatore. Sì, dai, vediamola così. E se adesso dici che l'avresti... cioè, pensa, l'avresti ucciso con 10 umanità, se vuoi rischiare. No. Capisco perfettamente. Che stamina lenta che ho. Sì, vabbè. Sì, ma che coglioni. Ok. No! No! Finita. Quindi ammazza con la bomba. No, non morirai. Non morirai, conosco il danno, ma sei comunque nei guai. No, Puoi recuperare l'ordine delle cose. Con un po' di attenzione. Hai molte estus e una volta preso il ritmo torni, però allontanati e torna in te, esatto. Dai. Non so come ho preso di nuovo il controllo della fight. Esatto. Bello, rolpa, fantastico. Tardi! Ma faccio schifo, faccio. No, maestro, basta. No. 3 okay, ore e 20 sono arrivato al... Esatto. Alla frutta. E sei arrivato a un decimo dei suoi HP. Hai praticamente vinto. Sono stato... stanco. Ma con che traguardi? Calamit caduto e Manus, padre dell'abisso, praticamente incenerito. Già. Adesso è... Devo arrivare... Questa boss fight è difficile e devo arrivarci fresco. Quindi... Assolutamente. Va bene così. Sono contento di dove sono arrivato e vedrete che secondo me... Non dico di primo try alla prossima. Siamo alla gran finale. Vabbè, dopo una settimana che non si gioca, sarà un po' difficile fare first try. Va però bene. Diciamo che ormai hai l'eco, hai il ricordo di come si muove. Sì, si gode. Va bene. Facciamo i saluti rapidamente, così ti congedo, e anche perché noi abbiamo una live tra 1 ora e 10, quindi devo avere anche io il tempo di cenare. Intanto ringrazio il maestro per essere stato qua e decidiamo insieme te. Chi ragazza grandare. Vai, ti ascolto. Allora, scegliamo insieme in maniera rapida, chi ragazza grandiamo. Canali che potrebbero piacermi, perché dei canali che seguono non c'è nessuno. Vediamo se mi suggeriscono qualcosa in chat. Pado l'abbiamo già raidato diverse volte. Raidiamo il Masseo, però è grande, capito? E quindi noi vogliamo Se non ti danno consigli, c'è Brian Farey, che è un grande esperto di Final Fantasy, che sta giocando a Tombi 2. Minchia, Tombi 2 ci sta. Se no c'è Dadobax, però mi dicono. Anche?
Dai, vediamo. Ah, sì. Quindi alla fine l'ha aperto il canale Twitch. A quanto pare, sì. Dai, raidiamo Dadobax. Raidiamo Dadobax, non l'abbiamo mai raidato. Dai. È vero, sì, tra l'altro è nuovo, è nuovissimo. Dai, ci sta. Ci sta da morire. Amico mio, grazie mille per questa live. Bellissima. E bellissima. Prossima volta. Alla fine, let's go. Ammazziamo Manus. Bacetti. Yes. A ciao, presto. Maestro. Ciao. Ragazzuoli, noi ci vediamo ore 21:30, quindi tra un'ora e 10 qua sul canale per leggere le vostre lore del torneo dei sette fiori, quindi non mancate perché godremo insieme nel leggere le vostre storie. Vi spiego anche un po' di roba nuova, vi faccio vedere qualche sneak peek del primo filmato, insomma sarà una bella diretta e scoprirete di più sul torneo dei sette fiori. Vi mando un baciotto, a più tardi, ciao!